Buonasera a tutti, signori e signori. Borraccia, sei bianchissimo come al solito. Veramente, ti faccio i miei complimenti. Sembra di avere biascica alla regia. Non sto scherzando. Se io mi avvicino, dico, non lo sono più bianco. No, ancora hai la macchia qua bianca che sembra che ti hanno passato il pennarello. Quello è un colpo di sole. Ma perché rifletti? Borraccia, tu rifletti. Ma non è colpa mia se rifletto. Io qua sono. Allora abbasso un po' la luce. Vediamo se riesco. Io abbasso da Roll 20 una volta. Abbasso un po' la luce. Se ti può stare più tranquillo. Stare. Signori, buonasera. Bentornati sul Lodge. Buonasera, dottore. Buona Carmela anche a lei. Ma stasera c'è un in meno. Abbiamo perso un pezzo per strada. Stasera. Per strada l'abbiamo perso. Manca Borraccia. Dov'è? Sempre lui che manca. Allora, aspetta. Chiariamo tutto. Là c'è scritto: torna alla prossima sessione. Io ho scritto: torna alla prossima sessione. Così chi entra dice: ma Envil dov'è? Torna alla prossima sessione. Minchia, hai risolto un problema. Un problema astrale. Ha risolto la campagna. Vedete, il gabbro piano piano sta diventando sempre più simile al tizio che potete incontrare per strada, che suona la chitarra Wonderwall, ai falò pure, che piano piano sta crescendo i capelli. Sì. Palesemente lui. Ok. Allora, la chitarra c'è. La chitarra ce l'hai. Wonderwall, prendo subito la chitarra. Ok. La sai fare Wonderwall. La strada pure ce l'hai? Posso. No, non era inteso quella chitarra. Voglio fare vedere a tutti questo mostro. Ecco, guardate come sono costretto a giocare a chitarra. Ma che è sta roba? I cheat che mette. È una chitarra della PS3, non ho l'adattatore. Quindi ho rotto un controller e gliel'ho saldato qua sotto. Cioè, tu vedi. Ah, oh, in Dimentination si spacca con Gabri. Siccome non ha un cazzo da fare, si mette a fare le chitarre. Volevo giocare a Guitar Hero nella quarantena. Dillo, che è il tuo progetto per la tesi, quello. Dillo, è il mio progetto. Sì, è il mio progetto per la tesi, quello. Ma signori, benvenuti in questa terza puntata di Lodge 4. Prop della piaga. Prop. Oh, ma intanto stanno arrivando abbonamenti. Borraccio è partito. Tutte cose stanno arrivando qua. Allora, intanto abbiamo salutato il dottor Morgan. Dottor Morgan, abbiamo salutato dottor Morgan. La sua in merito. Dottor Morgan, lei che cosa ne pensa della situazione attuale di El Gabbro? Onestamente penso che lui sia una persona che potrebbe ambire a qualcosa di migliore. Ok, tipo, cosa? Non dovete essere troppo specifici perché vi porreste dei limiti. Ma migliore. Tipo l'asinello. Tipo l'asino. A proposito dell'asino, ti dico una fun fact. Tu sapevi che nel periodo della guerra, quando i soldati incontravano gli scecchi, se li portavano in spalla? Perché? Non sto scherzando. Perché per paura che fossero in un campo minato non li lasciavano liberi. Ed è una cosa vera, non sto dicendo una cazzata. Quando ragazzi, i soldati dovevano spostarsi attraverso un campo per raggiungere delle linee nemiche e vedevano degli animali, li prendevano in braccio per evitare che andando a zonzo pestassero delle mine. Gabbro, ma tu ti immagini due soldati americani, ok? John, where is the Shecko? Oh my god, I left the Shecko at home! Ora cerco la foto god, e ve la mando. The Shecko coming to the campo minato. Oh, we will survive. Oh my god. Madonna. How we will survive. A proposito di scecchi laureati in sceccologia che trasportano gli scecchi sulle spalle. Borraccio, ma perché ti sento come se sei in autostrada? Cioè, che cazzo di microfono? Che microfono hai? Ha un nuovo pezzo in camera, guarda là dietro. Borraccio, allora ti svelo un piccolo segreto, Borraccio. Se il microfono lo metti qua e tu parli di qua, non si... Oh, ti faccio, guarda.
adesso sto parlando, borraccia, lo vedi come cambia la cosa? Borraccia, sì, lo so, lo so, lo so. Guarda, ti faccio lo vedere so come risolvere. Allora, che cazzo fai? Vedi, basta girarlo pochino. Io ce l'ho davanti, la mia faccia. Non è vero un cazzo, perché tu parli così. Ah, e dici, invece io sono di qua e parlo. Vedi, si sente, vedi, una merda. Ho capito, ma di fronte non me lo posso mettere lo schermo. Sì, invece te lo metti davanti come fa il gabbro. No, oppure lo giri in maniera... Perché si sente a me. Tanto vale che a sto punto compravo il microfono da 20 euro. E sentiva meglio pure. Ma in realtà, se sai posso che... dirla tutta pure da te, sento un rimbombo fenomenale. Ma sai che... Spezzo una lancia a favore di Borraccia. Ma sai, quasi quasi Amber Deli il microfono da 20 euro. Sei un coglione, Borraccia. Ma allora, a proposito di scecchi trasportati da altri scecchi, volevamo ringraziare Black Wolf 801 per i suoi 9 mesi assieme a noi. Grazie mille, Black Wolf. Ringraziamo anche Leon Xandergan per i suoi 17 mesi. Che ci scrive: non so che scrivere stavolta, ma volevo comunque far leggere qualcosa a Borraccia. Grazie mille, Leon Xandergan. Ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Grazie mille. Grazie anche a Kraken Company per essersi unito al tavolo, al nostro tavolo per la prima volta. Quindi facciamo un calosissimo benvenuto, benvenuta. Grazie mille, Kraken Company. Ringraziamo anche Purple Frog per la sua donazione in bit. Buonasera, buonasera anche a te, Purple Frog, rana viola. Grazie mille. Grazie mille. Ciao, Purple. Ringraziamo anche Of Course per i suoi 3 mesi assieme a noi, che ci scrive: ragazzi, come state? L'ultima sub dell'anno è vostra. Grazie mille per la compagnia. Oh, grazie. Yes, sto facendo il master per la campagna Dragon Heist, meravigliosa. Eh sì, ho preso spunto da te, Amberdale. Mamma, che sei bello. Grazie tante, Of Course. Grazie anche a te, motherfucker, per i tuoi 4 mesi assieme a noi. Fatemi impazzire anche stasera, pazzi sgravati. Ci riusciremo, motherfucker, non ti preoccupare. Grazie mille per il sub. Sì. Ringraziamo Mike Jens 93 per aver regalato 1, 2, 3, 4, 5 iscrizioni al nostro tavolo. Grazie mille, Mike. Un macello. Grazie mille tantissimo, Mike Jens. Ringraziamo anche Intricate Beauty per i suoi 11 mesi. Grazie mille, Intricate Beauty. E ringraziamo anche il signor Bobbe per i suoi 13 mesi assieme a noi, che ci dice: buona giocata, ragazzi. Grazie mille, signor Bobbe. A posto, siano tutti. Adesso noi, ragazzi, poi vi ringraziamo, tutti quelli che magari si abbonano, followano e del resto ringraziamo post live o nei momenti di pausa. Però abbiamo, Borraccia, se vuoi fare tu una pausa, e lo dico anche a te, caro Morgan, che tu solitamente queste cose, sì, se tu sei in pausa mi dici: sai, voglio farmi un regalo per quest'anno, ho un attimo di pausa, dove vado? Ti voglio consigliare un posto stasera. Ti voglio consigliare un posto che si chiama fantasiastore.it, che è un posto virtuale dove tu vai, che non clicchi, esiste, cioè nel vero non esiste, cioè, no, esiste, ma tu vai in questo store. Ma che minchia di vacanze sono? si mangia lì? No, beh, però è un 5 stelle? No, non è un 5 stelle, è un 6 stelle. Talmente 6 stelle. Sì, talmente 6 stelle che, guarda, te lo consiglio, ti ci mando io e ti do pure un codice sconto che funziona e puoi avere fino al 5% di sconto riutilizzabile quanto volte vuoi sui tuoi ordini. Il 5% quindi, di sconto? Quindi, esatto. Che ne so, su 60 milioni di euro, quant'è lo sconto del 5%? Borraccia, fallo tu il calcolo, ti prego. Borraccia, un sacco di soldi, un sacco. 300.000 euro, ok, fantastico allora. Quindi, Borraccia, se tu vuoi approfittarne, come anche tu, Morgan, come anche tu, caro Gabbro. Mi piace il codice cocco. Il codice, il nostro codice sconto, diventi Nation 5, alcuni dicono che si legga Don Antonios. Ma non è che si legge Don Antonios, è Don Antonios. Stiamo indagando in merito a questa cosa. Con diventi Nation 5 potrete ottenere il 5% di sconto sul vostro prossimo ordine. Quindi, ragazzi, approfittatene, perché per Natale hanno rimpolpato tutti i magazzini, quindi mi raccomando, andate e sfruttate il nostro codice sconto. Codice, esatto, scrocco. Ragazzi, esatto. Poi col comando punto fantasia che vedete scritto del titolo della nostra live, potete utilizzare il link che noi vi diamo per andare direttamente sul sito e spulciare nel loro immenso catalogo fra giochi da tavolo, giochi di carte, giochi di ruolo, giochi di giochi, un sacco di cose. E trovate anche noi, che là ci abbiamo la lista dei consigliati, Diventi Nation consigliano, quindi acquistateci. Acquistateci no. Ma c'è Morgan col 5% di sconto, il dottore col 5% di sconto. La miniatura di Morgan in saldo per l'ora. Sopra l'asino.
ovviamente. L'asino. Prima di partire, Amber Phil, un ultimo ringraziamento al volo a Ludo94 per i suoi 2 mesi assieme a noi, che ci scrive: solidarietà siciliana, grandi ragazzi. Grazie mille. Grazie mille, Ludo. Grazie mille. Grazie, ragazzi. Allora, cosa ci aspetta questa sera? Stasera succedono cose, siete rimasti in tre, adesso ve la vedrete con Dio, ve la vedrete, cioè... Abbiamo Brando. Dio Brando, questo qua, lui, c'è lui. Nuovo membro della loggia, confirmed. Guarda che loggia. Ora sta andando a prendere qualcosa, lui. Suo, sì. Ma dimmi una cosa, ma me lo fai vedere meglio? Sì, aspetta, fagli fermare il tempo. Guarda, aspetta, te lo passo subito, Morgan. Vai, vediamo. Eccolo qua, prendilo. Ah, da sotto me lo stai passando? Sì, sì, perché okay. Sono sotto. Ok, lo vedo. Ah, bello però. Bello, mi piace. È figo, aspetta che te lo ridò perché non c'è. Ok, grazie. Figo però. Grazie. Sì. Grazie Morgan. Prego, a posto, metto qua. Non saprei ridere ste minchiate. A posto. Ok, perfetto. Perfetto, oserei dire. Perfetto. Allora, signori, questa sera avremo a che fare con delle piccole questioni che l'ultima volta sono rimaste irrisolte. C'è un ultimo indovinello da concludere, se ricordate. Mm-hmm. L'ultimo indovinello da concludere e poi procederemo avanti con un pezzo di dramma molto importante. Dunque, sia stasera siete in tre, il nostro Anvil purtroppo questa sera non è con noi, ma sicuramente avremo modo di approfondire. C'è col cuore e questa sua assenza è giustificata per una cosa molto importante. Dunque, signori, procediamo con il recappone. Vediamo cosa succede a questo recappone. Cosa è successo la scorsa puntata? Cazzo ne so. Nella scorsa puntata i nostri eroi se la sono vista con un gattino abbastanza irritato. Il nostro caro Solomon, se ricordate, aveva un compagno chiamato Labolas. Un Tressim abbastanza irritato già in Descent into Avernus. Parecchio stizzoso, ma Solomon non ha fatto altro che utilizzarlo per renderlo un vero e proprio emissario. Dopo che i ragazzi hanno raccolto il braccio di Groviel, ritrovato nella grotta di Ralea, hanno ritrovato una pietra che sembra indicare delle stelle, come delle coordinate. Hanno ritrovato una nota che effettivamente parlava di alcune coordinate. Labolas però ha interrotto completamente la risoluzione di questo indovinello, mentre un nuovo individuo si è fatto vedere e adesso ha a che fare col gruppo. Andiamo col titolo. Specchio riflesso. Perché lo sento doppio? Doppio intendi kawaiino doppio? Va bene, sì, borraccia, io ti odio. Però stasera sei... stasera sei odioso. Stasera sei odioso, che cazzo? Comunque, ritorniamo esattamente dove eravamo. Ci troviamo... in questo luogo qui. Vi ricondivido la mappa. E cominciamo. Ok, perfetto. Quindi quello che vediamo è Garrett che sviene per terra. Svenuto per terra. Garrett ha perso i sensi, sì. La sua pelle, già molto pallida, è diventata praticamente malaticcia. Ok, d'accordo. Proprio diventata quasi bianco latte. E delle chiazze nere si sono formate sul suo corpo. Le vene sono diventate molto, 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 molto verdi. Una cosa che voi avete già visto. Riuscite benissimo a spiegarla. Ma non riuscite a capire del perché di queste macchie nere. Vid, okay. La nuova figura che si è avvicinata a voi, si accosta cercando di curiosare con lo sguardo
l'uomo dinanzi a Valmeros. Ok. Prego, ragazzi. Mi getto subito sul corpo di Garrett dopo che ha avuto quella crisi. Garrett! Garrett! Metto subito una mano sul petto per controllare se ci sia battito o se respira. Il battito lo senti, è vivo, ma non sembra dare segni di vita. Che diavolo gli è successo? Non lo so, Val, hai qualche idea? No, non ne ho idea, era come se vedesse qualcosa in me, una sorta di allucinazione. E poi è svenuto. Lo vedo, non sembra morto, il battito è molto più rallentato, però sembra che il peggio sia passato in qualche modo. Che cosa dobbiamo fare? Non... Prova a svegliarlo, non lo so, sei tu il mago. Master, provo ad avvicinarmi di nuovo a Garrett, al corpo di Garrett. Ok. Provo a dargli appunto qualche schiaffetto, provo ad aprirgli gli occhi, puntargli una luce appunto diretta negli occhi e vedere se reagisce in qualche modo. Il tuo intervento sul volto di Garrett sembra essere inutile. I tuoi schiaffi semplicemente smuovono la sua pelle e lasciano un segno rosso sul suo già bianco viso. Noti che quando lo smuovi il suo equipaggiamento tentinna e senti che effettivamente, dandogli degli scossoni, il suo petto vibra un po'. Il suo cuore batte, Ganork tocca il suo polso per cercare di stabilire se è vivo. Alle vostre spalle, per un attimo, vi rendete conto che state dando le spalle a un estraneo. Vi voltate subito, saltando in allerta, guardando Vid, che adesso ha la sua bandana calata, rivelando questo mento di due colori diversi. La parte destra, come vi ho detto, è caucasica, mentre l'altra è un po' più delle tonalità scure, come se fossero state unite, ma non ci sono segni di sutura. Ok. So che hai detto che non ti ricordi niente, che cosa... Perché hai il mento in quel modo? La tua faccia è... Mi sono svegliato così, almeno... Posso dire quello, non so dirti se questa specie di macchie cutanee fossero presenti già prima o dopo. Tutto quello che precede Long Saddle al momento per me è completamente buio. Mi alzo, mi frappongo fra Valmeros che controlla il corpo di Garrett e lui, per dare un minimo di protezione, ancora non la conosciamo bene questa persona. Hai detto che se andiamo a cacciare queste cose ci vuoi accompagnare, giusto? O con voi o senza di voi, se una di quelle creature dovesse avvicinarsi, puoi starne certo che io sarò nei paraggi. Vid. Senti che questa gente non avrebbe nulla a che fare con te, ma nell'ultimo dialogo che hai avuto con loro hai trovato tantissimi punti in comune. Non si può trattare di una coincidenza. Erano a Long Saddle, erano proprio loro che, a quanto pare, stavano affrontando quella creatura fatta di ossa, quella sorta di scheletro quadrupede, una cosa che ti ha interessato molto. Però poi questo istinto, questa guida primordiale, questo odore di sangue blu che ti attira verso le bestie della piaga. E adesso l'uomo davanti a te con le corna possiede lo stesso odore, la cosa non è normale, non può essere che tutto questo sia capitato per caso. È un segno del destino, il filo rosso che unisce gli opposti. A proposito... Tifling. Perché? Da dove vieni tu? Perché me lo chiedi? È importante. Voglio capire perché tutto questo,
per me non ha senso, eppure sembra in qualche modo averne, visto e considerato che tu sembri in qualche modo legato a queste entità. Vorrei semplicemente capire perché. Conosci la città delle porte? Quando senti questo nome, ricordi che una volta in taverna avevi sentito una storia del genere. Un posto mistico, leggendario, dove tutti i mondi sono connessi. Poi, l'unica cosa che hai sentito è un boccale che è sbattuto contro il tizio che parlava. Si è discusso di soldi. Prima o dopo Long Saddle? Prima, molto prima. Ok, allora lo guardo e faccio... La città delle porte? Forse sì. Qualcuno ne stava parlando in una locanda, ma... È il soprannome di Sigil. Sigil. Il centro del multiverso. Multiverso. Dove si trova? Come facciamo, anzi, ad arrivarci? Rido un po' a fronte di questa domanda. Lo guardo serio. Ti prendi gioco di me? No. Non è così semplice. Sì, Vianork? Master, una domanda. Ma noi del sogno di Valmeros abbiamo ricordi? Quale? A quale ti riferisci? L'ultimo, penso. A quello che abbiamo vissuto, che abbiamo... No, assolutamente no. Ok, c'è un dettaglio molto importante in quella cosa. Perché ti interessa così tanto casa sua? Non penso che sia una meta che raggiungeremo a breve. Sto dicendo semplicemente che... Non so come spiegartelo, mezz'orco, ma... Proverò a rendere l'idea. Lui odora come un coniglio, ma non è un coniglio. Questa cosa da prima non riuscite a capirla. Ganork, mi fai un test di intuizione. Ah, wow. Yes, insight. Classe difficoltà 13. Classe difficoltà 41. Guarda, se eravamo in 3.5 se poteva fare. Si poteva fare, sì. 20, bello. È un 20 naturale, quindi decido di darti un piccolo bonus. So che non si fa, ma io me ne frega un cazzo. Dopotutto Ganork ha un occhio micidiale. È un occhio micidiale. Ovviamente non è stata una frase detta così, ha un senso, eh? Sì. Questa cosa, per un attimo ti fa riflettere, guardi questo uomo, se tale si può definire, questo uomo diviso in due. Gli dai un'occhiata, dopodiché i tuoi occhi valgono... I tuoi occhi vanno sul braccio di Valmeros. Risalgono lungo tutto il suo avambraccio, giungi alla spalla per poi spostarti sul petto. Ti è chiaro che cosa intende. Si riferisce alla sua cicatrice, a questo grande tatuaggio. Effettivamente, Ganork, quant'è che non controlli la situazione di questo tatuaggio? Quando è l'ultima volta che l'hai visto completo? È un po' adesso. Penso che ti riferisci, come abbiamo parlato l'altra volta, al tatuaggio, ma... Val, me lo fai controllare meglio? Da dove vuoi cominciare? Questa frase ti spiazza un po', Ganork, ti preoccupa. Si è esteso ancora di più, non lo sapevo. Molto di più rispetto a come era all'inizio, Ganork. Io faccio un cenno di interesse con le sopracciglia. Mi tiro proprio sulla manica del cappotto fin quasi a farla arrivare al gomito, giusto per fargli capire che già ha preso tutto il braccio. Vedi il suo braccio d'improvviso illuminarsi come una lanterna, completamente azzurra. Tutto il suo braccio adesso è rigato da questi segni tribali che si intersecano, si tagliano a vicenda con punte e curve stilizzate, brucianti di fuoco azzurro, eppure non sembrano calde. La sua manica
va verso la spalla e ancora continua. Poi vuoi spogliarti ancora, Valmeros? Dovesse arrivato fino alla spalla. Vuoi vedere altro? O pensi che sia sufficiente, Ganork? No, non è sufficiente. Fai vedere il resto. Un conto è che ti sia arrivato fino alla spalla. Cosa succederà quando ti arriverà alla testa? Mi tolgo il cappotto allora, Master, okay. E la camicia. Ok. Mostrando il petto e la schiena nude. I tuoi indumenti, la parte superiore, vengono tolti. Ti sbottoni la camicia, ti sposti lo spallaccio. Vid, mi fai un tiro salvezza su costituzione. Classe difficoltà. Scusami, un tiro salvezza, un check di costituzione, classe difficoltà 11. Stavo iniziando a fare le domande, ho detto E che ci fici? Lo guardi, il tuo corpo ribolle. Senti il petto fremere come un animale in cerca di un pasto. Questo istinto ritorna. Senti le tue mani fremere. Il petto batte, i battiti vanno più lenti. Questo, in altre occasioni, ti salverebbe la vita. Poi ti mordi un labbro. Non appena lo mordi, senti una cosa. Nella tua testa, una voce femminile. Ai! E giro così. Vedo questa scena. Mi fermo. Mi guardo attorno e prendo la balestra. Avete sentito? Sentito cosa? Mi rivesto subito. Cosa? Ho sentito la voce di una donna. Carico la balestra. Restate qui. Mi allontano. Non ho sentito niente. Vid si allontana da voi con una strana... Guardingo con una strana aria. È in guardia. Voi non avete sentito assolutamente nulla. Ma che poi da quel tipo? Non lo so. Poi, Valmeros, noti che tra le mani, sulla tasca, hai ancora una pietra circolare. La riprendo in mano. Ah. Dove eravamo rimasti, Ganork? Io non ci capisco niente. Dove eri rimasto tu? No. Cavolo, l'avevo scritta la soluzione. Si è tolta, ragazzi. L'avevo scritta anche io come suggerimento ad Amber. Scusate, ragazzi, dice: si sente rumore di sottofondo da me? Io sento tipo una ventola. Cioè, non ti si spegne mai il quadrato. Guarda. Come mai? Non lo so. Sì, in effetti pure io la sento. Come se fossi in un ufficio. Prova ad alzare poco il gain. No, forse abbassarlo. Forse abbassare poco il gain e avvicinarti leggermente. Dovrebbe ridurre. No, ragazzi, non c'è niente. Si spegnerà il verde se non si parla. La sento ancora, non lo so perché. Prova a rientrare, velocemente. Okay. Oh no, il layout! Ok. No, si vede la mia... Ok. Non si sente più. Non si. Perfetto. Disco! Un mondo meraviglioso! Ok, perfetto. Ok. Scusate, è la ventola del mio computer, ora la spengo. Posso mettere la soluzione in chat, perché l'avevamo risolto comunque, mi ricordo. Allora, no, ancora l'ha risolto un cazzo, quindi... Avevamo scritto i numerini e poi eravamo pronti per metterli. Come hint, come suggerimento. Ah, va bene, ok. Potete scriverli sulla pietra, sul foglio di carta che avevate deciso di utilizzare. Ok. Li puoi mettere qua in chat, Gabri? Sì, certo. Almeno è la mia soluzione. Poi non so se Morgan volevo. Scritti. Poi te li dico io. Specifica. Ok, dimmeli. 672. Sì. Così, te li leggo. 159834. Ok, l'ho fatto al contrario. Ok, prendete il foglio di carta, quello che avevate stropicciato per conservarlo all'interno della tasca di Valmeros.
Vedete questi numeri, insieme ad altri, scritti e cancellati, come a evitare di commettere un errore. Allora, ragazzi, questa qua, vi ricondivido anche la dicitura alle spalle della pietra, sul retro della pietra. Ragazzi, vi do ancora del tempo per pensare prima di confermare, prima di chiedervi conferma. Ma intanto la rileggo. Mm-hmm. Numeri sono le stelle, unite dalle loro strade. Quando le si mettono in ordine, qualcosa accade. 15 in righe, colonne e diagonali formeranno le coordinate astrali. Ricordate però, nessun numero potrà ripetersi due volte, quindi contate bene o finirete in chissà quali terre aliene. Firmato Groviel. Come? Da Magos. Non mi ricordavo il nome. Allora, ragazzi, io vi consiglio una cosa. Ve lo dico da master. Ragionateci bene, perché vorrebbe segnare veramente la vostra fine questa cosa. Ok. A me sembra giusto. Ragionateci molto, molto, molto bene. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 e 15. Siamo sicuri, Master, di questa... di quest'ordine? È mutato, Gabri. Le altre soluzioni si possono ottenere ruotando il quadrato in posizioni differenti, ma comunque la disposizione è sempre quella. Ok. Credo. Mike Jens, ma che cazzo, wow, grazie. Grazie mille, Mike Jens, per i 10 abbonamenti regalo alla community, grazie pazzo, mille. Mamma Mike. Mia, grazie mille. Grazie mille, caro Mike Jens. Grazie Mike, sei un grande, grazie. Un bacio. Allora approfitto al volo per ringraziare Alchemy Chaos per i suoi 4 mesi assieme a noi, grazie mille. Goldfra 1991 per i suoi 9 mesi, sì, è buona giocata, grazie mille Goldfra. Grazie. Ringraziamo anche Fobo Penezan e Mito Bahamut per essersi uniti al nostro tavolo per la prima volta, quindi un calosissimo benvenuto, benvenuti o benvenute, grazie mille. Ringraziamo anche Lula Sicily 20 per i suoi 3 mesi, grazie mille Giulia. Ringraziamo anche Zeldinch per i suoi 12 mesi assieme a noi, che ci scrive buon anno anche a te Zeldinch, grazie mille. Buon anno. E ringraziamo anche Dalso per i suoi 11 mesi assieme a noi. Surprise, I'm back, citando il miglior venditore di lampade della Landa. Grazie. Grazie mille Dalso. Grazie ragazzi, siete ragazzi. fortissimi. Morgan, senti ancora? Ragazzi, voi sentite casino quando parlo? Io no. Solo se c'è silenzio. Quando parli, esatto, c'è silenzio, si sente come se soffiasse qualcosa, ma non ho capito che cazzo allora è. Forse sono le voci nella tua testa, può essere. No, anche... ragazzi, serio, guardate Discord, se guardate Discord vi rendete conto che anche se lui smette... rimane verde per qualche secondo e si sente ora questo. Ora no. Ragazzi, dalla chat, voi sentite qualcosa quando parlo? Qualche fischio? Se no è pazzo Morgan. Dico. Sì, allora, ragazzi, dalla chat. Un conto è Discord sentito così, un conto è streamato in live e magari si sente leggermente. No, e con la musica magari loro non lo sentono. Non si sente niente. Va bene, perfetto. Stiamo così. Okay. Comunque, stiamo così pure con la soluzione dell'indovinello. Sì. Almeno secondo me va bene quello che c'è scritto. Okay. Sì. Allora, io cancello il vostro... L'avete scritto da qualche altra parte? Ce l'avete scritto da qualche altra parte? Sì. Sì, ce l'ho io scritto qua nel... Nel posto. Ok. Hai un computer davanti. Allora, io cancello il vostro... cancello i vostri disegni. E inseriamo i token. Mm-hmm. Per confermare tutto. Allora... Abbiamo detto 1. Dove lo dobbiamo mettere 1? Al centro sinistra. Sotto dove l'hai messo ora? A sinistra, eccoli. Ok. Il 2 angolo destra in alto.
1, 2, angolo destra in alto. Esatto. 3. Okay. Il 3 al centro in basso. Ok. Il 4. 4, destra, basso. Ok. 5 centro. 5 al centro. 6 alto sinistra. Alto sinistra. 7 accanto al 6. 8 basso sinistra. L'8 basso sinistra e il 9 dove rimane. Ok. Tombola. Bingo. Inserite questi numeri. Da dove provengono questi numeri? Abbiamo dimenticato anche di far vedere un'altra immagine. Le stelle. Le stelle. E uscimmo a rivedere le stelle. Vediamo dov'è. Dove sono ste cazzo di stelle? È polvere di stelle. Ok, eccola qui. Queste stelle man mano vengono prese dalla mano di Valmero, se trascinate sulla pietra. Non appena atterrano sulla pietra, queste costellazioni appaiono all'interno del quadrato scelto. Questo fa sì che in pochi secondi si crei una sorta di matrice, una griglia in cui vi sono molte costellazioni. Non appena inserite l'ultima, la pietra inizia a vibrare. Valmeros inizia a scottare. Non riesci a tenerla in mano e la lasci andare di riflesso. La pietra cade a terra. Comincia a bruciare ciò che ha intorno a sé. E di punto in bianco si forma un cerchio, una sorta di ellisse di colore scuro. Si sente nuovamente il suono delle fiamme bruciare intorno a questa pietra che piano piano diventa cenere. Notate che questo ellisse d'un tratto diventa un portale opaco. Io mi volto. Avete indovinato? Che è successo? Cos'è quella cosa? Beh, qualunque cosa sia, forse è dove vuole che andiamo il nostro Groviel. Quello che c'era scritto parlava di terre aliene, se sbagliavamo. Quindi penso che quello che avete chiamato qualche volta portale. Sì, esatto, è un portale questo. Non ho idea però dove ci possa condurre. Cosa pensate di fare allora? C'era lasciato uno dei nostri contatti, uno dei pochi del quale ci fidiamo in realtà. Dovremmo attraversarlo. Ma c'è una cosa più importante di cui discutere in realtà. Il corpo di Garrett. Non possiamo lasciarlo qui. No, Ganork. Hai modo di portarlo con te. Più che caricarmelo in spalla non saprei come fare. E allora caricano in spalla, Ganork. Ma tu hai idea? Ok, sono forte, ma provo a prenderlo, a sollevarlo, ma ha un'armatura pesante, un martello. Quanto hai di forza? Di forza, Ganork... La fai a cannone. Quanto hai di forza? 17. Cioè, tu puoi sollevare 4 Garrett a momenti. Beh, con 17 di forza tipo riesci ad alzare 600 kg. Cioè, considerando che la media umana è 10, 17 okay, sei tipo un Batista pompato. Cioè, pompato. Ok. Allora nella scheda, nelle note, dove c'è l'inventario, ti dice quanto peso porti. Ah, vero? E tu puoi alzare lì, cioè io con 10 di forza alzo 300 libbre. Io con 13 390 libbre, che sono 100, quasi 180 kg. E tu con 17 ne alzi 3. Ti ho detto 3 Garrett alzi, il cazzo vuoi? Allora dico questa cosa preoccupandomi se ce la faccio oppure no, lo alzo in maniera facilissima. Avevi dubbi? Alzi Garrett.
lo metti sulla tua spalla, il suo martello scivola lungo la tua schiena, ma poi il cinturone di pelle lo blocca a metà strada. Pesa un po', ma nulla di insopportabile. Non credevo di essere diventato così forte in questi mesi. Incredibile. Non mi piace. Valmeros, noti che il portale inizia piano piano a rimpicciolirsi. Dobbiamo muoverci, però il portale si sta richiudendo. Andiamo allora, fai strada. Vado avanti io se volete. I pochi passi, Vid. È la prima volta che usi un portale. E infatti lo sto guardando in maniera strana. Piano piano. Dimmi. Esattamente, quindi che cosa facciamo? Entriamo dentro quel coso? Una volta entrati qui dentro capiremo dove, forse capiremo dove ci troviamo ed eventualmente cosa fare. Dobbiamo uscire da questo posto. E questa sembra essere l'unica via. Sì. Quindi? Non abbiamo scelta, vai, andiamo avanti. Io entro, Master. Tieni il respiro. Lo trattieni. Ti lecchi le labbra. Un portale che porta chissà dove, non si intravede nulla oltre. Ti rimbomba in testa il messaggio di Groviel. La paura è tanta, potresti ritrovarti chissà dove. Terre aliene, di che cosa sta parlando? Cosa sono queste terre aliene? Perché Droniel, scusami, Groviel avrebbe dovuto collegare a delle terre aliene un portale? Quali terre aliene? Di che cosa cazzo stava parlando? Queste idee ti balenano in testa. Che Lord Groviel non vi abbia detto qualcosa. Per questo oggetto l'aveva già programmato. Come ha fatto a ideare tutto questo? Poi mi fai un test di saggezza. Classe difficoltà 14. Test o tiro salvezza? No, anzi, fammi intuizione. 14. Intuizione. Ok. Ah, 13. L'idea si rafforza nella tua testa. Ti rimane però la domanda. Non riesci a decriptare il disegno di Groviel. Eppure un uomo intelligente, un uomo capace, caparbio, astuto. Però ti resta la domanda. Perché questa pietra era già pronta? Ti getti nel portale. Ganork, lo segui? Assolutamente sì. Segui le orme del tuo amico, del tuo compagno. Prima di buttarmi dentro il portale, mi giro dietro. Se vuoi fare veramente questa cosa, sono sicuro che ne troveremo tante, tante altre di quelle robe. Facci compagnia. Mi butto. Se non avesse detto questa frase, probabilmente sarei stato restio ad attraversarlo, perché non avrei avuto nessun tipo di motivo per farlo. Mm. Perché alla fine li conosco da quanto? Un quarto d'ora? Sì. Vid, ripercorri però, per un attimo. Mentre, esatto, mi chiedo questa cosa alla frase del mezz'orco, penso, forse hai ragione. E comunque quel tizio ancora non mi è chiaro del perché faccia questo odore. Guarda il portale per un istante. Poi, con la balestra pronta in mano, metto un quadrello, lo carico e salto dentro. Vi gettate tutti nel portale. Le vostre menti sono occupate da domande. Strane domande. Che attualmente non trovano risposta. Valmeros, sei il primo a svegliarsi, o meglio, ad aprire gli occhi oltre il portale. È una reazione automatica. Attraversando un portale gli occhi si chiudono, per un attimo, come quando
divampa una fiamma improvvisa davanti a te. Chiudi gli occhi, poi li riapri. Non appena li riapri, però, ti ritrovi in un luogo che non hai mai visto. Qui. Wow. Un grande pilastro di gemmato sotto un pezzo di una torre sospesa che sembra ospitare in lontananza un altro piccolo portale. Intorno, tutto intorno, vedi un accumulo di nuvole e uno spazio infinito. Fammi un test di arcana, classe difficoltà 17. Oh, forse ho collegato un paio di cose. Borraccia, puoi far vedere l'immagine normale, non metterla a schermo intero, così la si vede per bene. Excuse me. Tienilo lo sfondo a neutro, tranquillo, dico, tienilo tranquillo. Va bene. Aspetta, la sistema, ok. Allora. Chissà cosa vuol dire. Arcana 17, detto. Sì. Aspetta, vediamo se c'ho qualche bonus, ma mi sa di no. No, va bene. Speriamo. Niente. Ti guardi intorno. Questo luogo ti è sconosciuto. Non riesci a analizzarlo. Ganork, Vid. Pochi secondi dopo, apparite alle sue spalle. Vedete che questo luogo è strano, davvero strano. Ganork, Vid, qualora foste abietti all'arcano, quindi abbiate delle competenze, almeno due gradi su arcano, potete rollare anche voi. No, io no. Zero. Ok. Vi guardate intorno. Un luogo strano, violaceo, anonimo, se non fosse per la grande struttura al centro. Varie pietre e rocce fuoriescono dal terreno, accogliendo questo cristallo pulsante e questa torre sospesa in aria frammentata, con alla destra un grande portale. È grande, lontano, ma pur sempre grande. È arancione in quel modo? Sì, sì, è come lo vedete, ragazzi. Subito arrivati. È casa tua per caso, Val? No. No, ovvio che no. Ragazzi, siamo finiti. Non lo so, non ne ho idea, è tutto viola intorno, siamo fuori dal... Siamo molto... Dove siamo? Chi c'è lì? Chi c'è? Sentite una voce femminile, ansimante, dolorante. Sentito. Sì. Qualcuno... Groviel! Groviel! Stanno chiamando qualcuno Groviel. È la voce... È una voce familiare? Sì. L'ho già sentito questa voce. Muoviti! Muoviti! Vi fate strada tra le rocce. Vid, sei il più guardingo. La tua balestra non ha abbandonato la tua mano neanche per un attimo. Destra, sinistra, solamente nuvole, fumo e piccole rocce. Alcune più grandi appuntite. Il tuo sguardo si muove a destra e a manca come quello di un vero cacciatore. Poi i tuoi occhi raggiungono la sorgente della voce prima degli occhi degli altri. Vedi una tiefling con le corna diamantate. Sulla sua spalla sembra esserci una creatura che sonnecchia. La donna ha una profonda ferita sul lato destro del fianco. Si vedono quasi le costole, le ossa. Sembra davvero davvero grave. La sua voce era dolorante, è dolorante ancora, mentre dice: Groviel, sei tu! Groviel! Ah! Aralea! Chi? Siamo noi. Aralea, sei ancora viva! Ganork, Palmeros! Non ti sforzare. Certo che la conosciamo. Sì. Quel bosco che c'era... Dove ci siamo incontrati era
casa sua ed è perduto, distrutto. Pensavamo fosse morta. Sei ancora viva? La donna vi guarda, ansimante. Veramente, vedete che sta soffrendo. Vi dice... Dov'è Groviel? Dov'è Groviel? Prima che risponda a questa domanda, Master, mi avvicino a lei, le metto una mano sulla ferita e le lancio appunto ancora ferite. Lancia le cure in chat. Sì. Le mani di Valmeros salgono lungo il suo fianco, si poggiano sulla ferita con attenzione. Non appena le sfiori la carne che adesso è in bella vista, lei grida di dolore, un grido tremendo. Le sue ossa, come ho detto, sono due costole che si riescono a vedere, dei tratti bianchi. Grazie. Che ci fate qui? Come siete arrivati qui? Dici cosa è successo prima, Ralea. Ci ha attaccato un mostro. Groviel e io abbiamo combattuto. Groviel. Apri gli occhi. Come fai a saperlo? Perché l'abbiamo sconfitto. L'avete sconfitto? Sì. Davvero? Sì. Poi si guarda. Dov'è Morgan? Dov'è il Morgan Nogaret? Eravamo tutti in delle bare. E lui è l'unico a non essersi svegliato. Gli faccio vedere il lembo del vestito. Però sarà sempre con noi. Dannazione. Groviel ha usato un incantesimo di modellare pietra. O meglio, ha rinforzato un mio incantesimo. E ha messo delle barriere. Vi abbiamo chiuso in delle casse ben protette. Mentre questo maledetto gatto ci ha affrontato. Groviel ha sfoderato delle armi micidiali. Ma il mio supporto non è bastato. Mi ha gettato in questo portale, adesso sono qui. Non so che cosa. Fatta, Groviel. Cosa? Cosa? Abbiamo trovato un suo braccio. Era uno dei nostri migliori amici. Lo so, Aralea. Solomon! Abbiamo perso qualcuno di molto importante anche noi. E tutto ciò deve finire, Aralea. Che cos'è questo posto per cominciare? Dove siamo? È un passaggio. Siamo nel mare astrale. Nel mare astrale? È un passaggio per la torre di Droniel. Da qui alcuni suoi migliori amici passavano per andare a trovarlo senza destare attenzione, tra cui me, Groviel e quell'altro. Chi? Una creatura con cui Droniel aveva stretto amicizia. Non so il suo nome. Aveva lunghi tentacoli. Lunghi fino a sotto la vita. Era molto alto. Ma non ricordo. Non me l'ha mai presentato né ha mai voluto parlare con me. Di questo amico. Lunghi tentacoli. Aspetta, non può. Braccia, mi sento, dicono che mi sentono altro. Alto, mi sentono alto. Ah, ti sentono alto? Aspetta, ti abbasso. Mi sentono altro. Sto masterando D&D, però si sente che stiamo giocando a vampiri. Puoi abbassarmi un po'? Adesso mi sentite bene, ragazzi? Mm-hmm. Adesso mi sentite alto, mi sentite. Sentiamo altro. Mi sentite coatto? Si sente coatto che si fa il matto dell'alto. Sì. Ok, va bene. Sì. Okay. Una domanda: noi abbiamo la coscienza di che cosa sia un Mind Flayer? Ancora no, mi pare che non ne abbiamo mai visto uno. Allora, Ganork, tu essenzialmente anche da background tu non hai mai visto un Mind Flayer. Vid, fammi un test di arcana. Io li conosco bene e anche di più.
Perfetto, tu li conosci bene. Sono nemici prescelti, quindi... Ah, perfetto. Mentre tu, Valmeros, sai benissimo che cos'è un Mind Flayer, ne hai visti a sigillo. È un'aberrazione, no? È un'aberrazione, sì. Ok, allora è un nemico prescelto. Perfetto. Appena dice questo... aspetta, l'hai detto? No, non avete detto... Non, detto. Non abbiamo menzionato la parola Mind Flayer. Okay. No, 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 infatti appena lei finisce di dire questa cosa, io mi avvicino e faccio... Creature come quelle meritano soltanto di essere schiacciate in testa. Io... Che cosa intendi? So che stai pensando a un Mind Flayer, ma potrebbe non essere. E poi no. Droniel mi ha detto che era un suo amico. Non... Droniel non ha amici di quel genere. Anche perché una creatura come quella, pacifica, credo che non esista. È come se... un gatto fosse amico di un topo, e sappiamo tutti che non può esistere una cosa del genere. Questo era un passaggio che queste persone usavano per andare alla torre senza essere visti. Droniel lo costruì tanti anni fa, tanti anni fa, poco prima che ci conoscessimo. Però non ci venivo da più di 60 anni. Quindi oltre quel portale ci dovrebbe essere la torre vera e propria. Non so quanto sia sicuro. Ma come avete fatto ad arrivare qui? Groviel ci ha lasciato un aiuto, per così dire. Un aiuto? Che genere di aiuto? Ci ha lasciato una pietra con delle istruzioni che hanno aperto questo un portale che ci ha portato qui. Si appoggia meglio la schiena. Coordinate astrali. Perché? Quando le aveva preparate? Bella domanda. Forse ce l'aveva già pronto. Magari per le situazioni di emergenza come queste. Dopotutto, hai detto tu stessa che era un potentissimo alleato. Probabile. Lui è sempre stato 10 passi avanti a tutti. Groviel è uno dei maghi più astuti che conosca. Ma che... Ora, si concentra sul corpo che stai portando, che hai sulle spalle, Garrett. Perché Garrett non... Perché è svenuto? Gli è successo qualcosa. Non direi che è entrato in un sogno, ma... A quanto pare sembra che abbia avuto una sorta di... allucinazione, forse, ma è svenuto. È ancora vivo. Fammi dare un'occhiata, avvicinalo, ti prego. Gli lascia il corpo là accanto. Lei dà un'occhiata al corpo. La tengo comunque molto d'occhio. L'esperienza mi ha insegnato, soprattutto nella prima stagione, di non fidarmi quasi mai delle cose che mi sembrano amichevoli. La tengo molto d'occhio. Una mano passa sul lato del collo di Garrett. E le faccio fare un tiro. Sembra essere ancora vivo, ma... Oh! Notate che dalla ferita che hai provato a sanare, Valmeros, fuoriesce del sangue. È ancora molto aperta. Manca della carne. Sento delle pulsazioni dal suo collo. Qualcosa... È diverso, non è del battito. C'è qualcosa che non va in lui. Cosa hai visto? Non ha fatto niente di strano. No. Ha parlato di qualcosa, sì, ha fatto degli strani gesti come se vedesse qualcuno. Sì, prima di svenire gli è cambiata anche la faccia. Beh, Val, tu l'hai visto meglio, eri più vicino. Ripeto, come se avesse avuto... una sorta di allucinazione, parlava e vedeva qualcuno, e poi la faccia... Era più strano, gli è venuta la faccia a chiazze. Lei gli apre la bocca di Garrett e ci mette dentro un dito, toccando il suo palato. Quando lo esce, vedete che c'è un filo lunghissimo di bava. Questa bava sembra essere... verdastra, come se fosse muco.
Dopodiché lo appoggia sull'altra mano e fa su un incantesimo. Es. Veleno. C'è del veleno. Ma non è solo quello. Viscoso, non sembra soltanto della bava. Poi alza lo sguardo verso Vid. E lui? Dove l'avete trovato? Ci ha dato una mano a uccidere quel gatto venuto dall'Avernus, probabilmente. E... Vid. Inoltre, è stato davvero di grande aiuto. Se non ci fosse stato lui, sicuramente avremmo fatto la stessa fine che... Beh, insomma. Vid, noti che la Tiflick ti sta guardando abbastanza male. La guardo. Mi rialzo la bandana sopra la parte inferiore della faccia. Poi la guardo e faccio... Che diavolo hai da guardare? Faccio un roll. Prima di alzare la bandana, lei guarda il tuo mento. Che cosa sei? Un'aberrazione? Un non morto? Un uomo. Niente di più, niente di meno. Sicuramente sei un uomo, se non più di uno. Questa frase ti fa un po' tentennare. Che intendi? Ragazzi, cosa pensate di questa frase? Io appena la Lea dice questa cosa, non più di uno, mi volto verso Vid per vedere la sua reazione. Tanto per cominciare. Ho uno Vid, sguardo abbastanza incuriosito. Prego, puoi descrivere, rispondi esternamente, in terza persona, ma rispondi. In che senso posso rispondere? Io le dico, che intendi? Cosa vuoi dire con più di uno? Ragazzi, sì, mi sentite? Sì, ragazzi, sì, con voi parla, No, guardo Aralea. Cosa intendi? Io avevo chiesto, sì, vi avevo chiesto a voi due cosa pensate di questa frase. Borraccia, El Gabro. Io ripeto. Vai, Gabri. Io in questo momento sono fermo a guardare, non capendo assolutamente niente. Volevo fare finire loro per aggiungere una virgola. Io ripeto, guardo incuriosito Vid quando Aralea dice questa cosa. Ho visto parecchi frutti della necromanzia nella mia vita. Ho potuto assistere anche a varie contronature. Ma tu non sembri ricucito, non sembri frutto della necromanzia. Piuttosto... Vuoi sapere se sono un non morto? Ti dico subito che non è così. E cosa sei? Se sei qui, ti stai invischiando in delle questioni che non ti riguardano, eppure ti hanno portato dietro. Ma infatti non mi riguarda proprio niente. So soltanto che se dovessi trovare altre creature come quelle sulla mia strada, il mio compito è abbatterle. E se dovessi trovare invece chi le mette in giro, beh, il risultato non cambia. Senti, Aralea, mi permetto di dire una cosa. Qualsiasi cosa sia questo... uomo, non ci importa. La nostra battaglia sta andando davvero male. Abbiamo perso un sacco di alleati. Sta andando tutto letteralmente a rotoli. Non possiamo permetterci di ignorare una mano di tale portata. Non l'hai visto in combattimento. Mi permetto di dire questo soltanto perché ho a cuore che più persone possibili escano vive da tutto questo casino. Lei cerca di alzarsi, dopodiché tende una mano verso di te, Val. La prendo, cioè la, okay, le tengo la mano. Sì.
Afferri la sua mano, l'aiuti a alzarsi mentre del sangue fuoriesce dal suo fianco. Verrò con voi. Ha bisogno di cure migliori, Aralea. Sì. Sì, ne ho bisogno. Dobbiamo trovare Oderic. Lui potrà aiutarmi. È oltre quel portale, è sicuro. Ti guarda. Va, non me lo chiedere. Davvero, non me lo chiedere. Va bene. Posso... posso aiutarvi ancora per un po'. Adesso che mi hai curato, riesco a lanciare piccoli incantesimi. Ok. Comunque, mi giro verso Vid. Tu non ricordi niente, ma se vogliamo scoprire qualcosa sul tuo conto, oltre quel portale c'è qualcuno che potrebbe dare una mano anche a te. Dobbiamo cercare Oderic. Alla svelta. Andiamo. Lui potrà aiutarci. Vale, dalle una mano tu. Sì. Vid, tu non hai idea di chi cazzo sia questo Oderic. Infatti non sto rispondendo per questo motivo, non mi intrometto. In questo momento però ti dico cosa penserà, Vid. Bene, se abbiamo modo di trovare questo tizio che può darci una mano, la druida ci rallenta sicuramente. Questo è quello che pensa lui. Mentre saliamo le scale e stiamo portando rispettivamente Garrett e Aralea, inizio a spiegare a Vid un po' della situazione, perché ancora non l'abbiamo fatto per niente, praticamente. E mentre saliamo le scale gli accenno le informazioni più generali su quello che sta succedendo e concluderò il discorso dicendogli: e poi, appunto, c'è il protagonista di questa situazione, questo Solomon White. È lui che sta creando quelle cose. Solomon White, Vid, questo nome ti rimane ben impresso, non scatena in te la stessa ira che scatenerebbe in altri? Non si sente la musica, ragazzi? Sì, la sento la musica. Piano. Ora si sente meglio. Però potete dire che non lo sentivate. Io la sentivo la musica. Lo tengo sempre basso a Roll 20, quindi non me ne accorgo. Beh, comunque. Ok, dicevi questo Solomon White, sì, questo non Solomon mi suscita... Non ti suscita nulla, ma adesso... Adesso... Sì, sì. Hai un nome, hai una fonte, hai una sorgente, hai una preda. Guardando, infatti, mentre il mezz'orco mi parla, faccio... Quindi mi stai dicendo che se Long Seddle è stata avvolta dalle fiamme blu dal cielo, è colpa di quest'uomo? Questo Solomon? Long Seddle, un sacco di altre città. E a quanto pare pure qualche essere molto più elevato di quelli che cacci tu. Molto più potente di quelli che cacci tu. Quindi in un certo senso è il mandante delle creature della piaga. Una specie. Vuoi metterla così? Sì. Io dico che forse è una delle più grandi minacce che queste terre abbiano mai conosciuto. E forse anche quelle più lontane. Capisco. Capisco. Prendo un quadrello, Master. Dalla faretra. Salite le scale mentre Vid arma la sua balestra. Va, no. Poso la balestra sulle spalle, prendo solo un quadrello. Ok. Ok. Poi prendo il coltellino e comincio a incidere una S sul quadrello. Poi lo rimetto su una delle faretre piccole che porto sulla cinta. Lo noto. L'ultima cosa che gli dico prima di arrivare davanti al portale là davanti è: stronzate del genere non so quanto ti serviranno davvero. Lo vedremo. Avrei bisogno sicuramente più di un quadrello. Ah, ne sono certo. Gli tirerò contro tutto quello che ho. Ma questo... E batto un paio di colpi sulla faretra legata al fianco. Questo è per la sua fronte. Ganork, noti una cosa. Una cosa che prima non avevi notato. Uno sguardo. Gli occhi di Vid
sono tinti di un colore innaturale. Un colore, ascoltami bene, perché è un dettaglio molto importante su Vid. Un colore che non si ottiene in natura. Dapprima pensi che è un incantesimo, ma perché? Non sembra tipo da pensare all'estetica. È un colore che si ottiene mischiando altri due colori di occhi. È come se in lui ci fossero mischiate più cose che più cose di quanto non sembri. Una cosa che non appena riesci a realizzarla è strano. Questo colore scuro, ma non appena si volta sembra essere completamente cambiato. Strano, unico, forse raccapricciante. Passiamo, balbetto un po', questa cosa mi inquieta perché non me lo so spiegare. Attraversiamo il portale ora. Mi avvicino dal portale. Ragazzi, consideriamo questo tempo, qualora lo voleste, come un riposo breve. Ok. Okay. Decisamente. Quindi tirate i vostri dadi, fate quello che dovete fare, e come se faceste un riposo breve. Dacci okay. Però il short rest, perché magari abbiamo skill, esatto. Subito. Ve lo do immediatamente. Refullato. Certo, non è combattuto. Vuol dire che ho più risorse. Ok, short rest. Ok. A posto? Yes. Sì. L'unico vai. Che non si è refulato è Valmero, solitamente. Mannaia. Perché lui si sta preparando a morire, capito? Sì, lui lo sente quando la morte si comunque, avvicina. Master, io faccio un'altra cosa mentre stiamo scendendo. Sì. Più che altro dico un dettaglio. Mm-hmm. O se vuoi te lo scrivo in privato, così magari se capiterà lo direi. Come preferisce. Allora, più vai, te lo scrivo, E dimmi tutto. No, continua, te lo scrivo. Vi avvicinate a questo portale. Non appena vi avvicinate, sentite una sorta di attrazione, come magnetica, come se il portale vi stesse attirando dentro di sé, completamente rosso. Riuscite a vedere, oltre le fosche tenebre rossastre, una sorta di passaggio, come delle pietre lunghe e appuntite. Volete entrare? Yes sir. Ok, un attimo. Anche due, prego. Hai ringraziato, fare borraccia. Sì, se vuoi borraccia, sì, vai. Ringraziamo il buon Gab per i suoi 10 mesi assieme a noi, che ci scrive sono 10. Grazie mille il buon Gab, che non sei tu Gab, bro. Oh. Non è Gab, bro. Ringraziamo anche Nizzo per i suoi 14 mesi assieme a noi, grazie mille Nizzo. E ringraziamo Leonardo Guerrini per essersi unito per la prima volta al nostro tavolo, quindi gli facciamo un carosissimo benvenuto, benvenuta, grazie mille. Benvenuti a tutti. Allora, non appena attraversate il portale, notate una cosa. Giungete in un luogo particolare. Questo luogo si mostra in questo modo. Vi condivido la mappa. Non appena entrate, quello che vedete, però, vi fa gelare il sangue. Questo lungo pezzo di isola sembra essere sospeso sul mare astrale. Lì, in mezzo,
ahimè, ci sono delle creature. Oh cacchio! Oh, ma che sì! Le creature che intravedete sono sparse per tutta l'area. Ve le mostro una ad una, quella più vicina fino a quelle più lontane. Quante sono? Tante. Vedete che quella più vicina a voi è quella forse più terrificante. Vediamo se riesco a... Io non capisco perché metto le cose e poi non ci sono. Perché dobbiamo farle vedere in live, ovviamente. Certo, ovviamente. Io preparo le cose, non serve a niente. La prima creatura è una sorta di aberrazione veramente tremenda. Ve la faccio vedere perché descriverla non è semplice. Vi accompagnerò. Una sorta di due uomini montati uno sopra l'altro con due grosse fauci, delle braccia e delle lingue che fuoriescono. Sembra gorgogliare, sembra emettere dei suoni fastidiosissimi. Poi, poco più in là, accanto a lui ci sono delle creature semitrasparenti, come di vetro. Vedete che i loro corpi, in base alla loro posizione, sembrano riflettere la luce quasi. Poi vedete che sui fianchi ci sono le creature più orrende di tutte. Degli umanoidi senza piedi che sembrano sospesi in aria, così. Una grande bocca, dei tentacoli che gli formano la testa e degli occhi che fuoriescono da ogni ventosa. Una grande bocca al centro. Delle creature orripilanti, aberrazioni. Orrende aberrazioni. Mamma mia. Mi ricordano le lanterne d'inverno di Bloodborne. E voi ragazzi, tirate iniziativa. Non possiamo aprire la porta di Erfan. Vabbè, arrivederci, sentiamo. Ragazzi, non scherzate, concentratevi che qua ci rimanete. No, porca miseria se ci concentriamo. Spero che Gigi. Coraccio, falli piccolini, sì, falli okay. Piccolini, così vediamo tutta la battaglia. Ora li sistemo. 20. Bravo, dai. Vallo. NPC. Ok. A sta botta non abbiamo il paladino. Valmeros, bello, 20, hai fatto 20 di iniziativa? Sì. Ok. Amen. Dunque, signori, iniziamo. Vedete che le creature, non appena entrate, sentono come la presenza, sentite questi versi che si mischiano, contorcendosi l'uno sull'altro. Scusate, questa era posizione da male, ok. Contorcendosi l'uno sull'altro, questi zombie sembrano grattare il terreno mentre le creature ai vostri lati, quelle sospese nelle due piccole isole, che a proposito ragazzi vi diciamo, ecco, l'isola più piccola, sono come, pensateli come degli scaloni, c'è la vostra area, poi c'è l'isola più piccola e poi quella più grande, distanza più o meno 1,5 metri d'altezza l'uno dall'altro, ok? Ok. Il salto è quanto l'altezza. Vedete che queste creature iniziano a muoversi. Una, là sotto, si sposta qui e conclude il suo turno. Valmeros, tocca a te. Ok. Ragazzi, mi raccomando, state attenti, pensate a tutto quello che fate e buona fortuna. Ok. Allora, io qua direi che possiamo cominciare con il grosso di Team Fortress. Va bene, Master. Vedo dai, questa maglia di creature mai viste, proprio bruttissime, terrificanti da vedere. Ma senza farmi prendere dal panico o dall'agitazione, velocemente agito le mani. Una palla di energia magica si genera di fronte a me. Dalle tue mani fuoriesce questo globo, ancora una volta illumina il tuo viso. Aralea, rimasta lì indietro, sembra essere terrificata, ma vedete più Iraconda,
guardando queste aberrazioni, è un druido. Odiano queste cose. Vedete che le creature sembrano non accennare a fermarsi mentre la tua palla diventa sempre più grossa. Ok. Questa palla si ingrandisce sempre di più. Aspetta, vediamo se riesco a prendere... Ok, così riuscirei a prendere quelli al centro, escluso il gigante davanti. Ok. Più altri due in fondo, ok? Sì, dovresti riuscire a prenderli, sì. Ok, allora. Ovviamente vi sto lanciando Fireball. Ok, selezionali tutti e tira. Fagli fare tutte cose tu. Mamma mia, chi è? Ok. Che macello. Falliscono tutti. Oh, ottimo. Borraccia, bravo. Ottimo. Bravissimo. Anche se voluto prendere ottimo. Quello grosso, va bene. Complimenti, ottimo, cazzo. Ottimo. Ti prego, shottali. La lancio di guardo. Guardo e... Fai danni e poi te la volo. Mamma mia, borraccia. Belli alti pure. 31 danni. La palla inizia a ingrandirsi. Vedete che Balmeros fa qualche passo in avanti. Questa palla di energia è fuoco, borraccia? Fuoco. Questa palla di energia infuocata cammina con lui. Sembra recitare una formula magica. Dopodiché alza la mano, esattamente come un arcimago. Esegue delle piroette con le braccia. Dopodiché la lascia andare. Fuoco per incenerirvi tutti. Questa palla attraversa il campo, illumina la testa di questa creatura immonda che davanti a voi brama insieme alle due bocche ed esplode sulla testa di tutte queste creature. Vai. Le hai uccise tutte. Ottimo, borraccia. Ottimo. Questa palla esplode, sorridi nel tripudio. Perfetto. Ma poi... Dopodiché... Ma poi... Inizi a sentire delle voci lontane. D'un tratto vedi riapparire nei loro punti queste creature. Però non le vedi riapparire fisicamente. Bensì vedi delle immagini come traslucide. Iniziano a correre verso di te come fantasmi. E man mano che si avvicinano inizi a sentire delle voci tremende, fortissime. Ne hai uccise 10. E quindi? Loro, ogni vitreo della piaga ha 10 punti ferita. La differenza ti torna come danno psichico. Ma che, davvero? Un tratto questi fantasmi... Vengono tutti verso di te. Senti delle voci. Senti delle urla, delle voci, delle richieste di aiuto. Senti il dolore, la loro sofferenza. Sei stato tu, li uccisi tu. Ancora erano esseri viventi, borraccia. Balmeros. Senti queste urla. Senti la loro brama. Senti il loro dolore sulla tua pelle. Subisci per ognuno di loro 21 danni psichici. Non c'è tiro salvezza a questa cosa, un secondo. Non c'è tiro salvezza. Cioè, uno di loro mi fa subire 21 danni. Eh sì, perché hanno 10 HP, quindi tu hai fatto 31 danni a tutti. Sono a terra. D'un tratto, Balmeros inarca le braccia, inizia a urlare un suono così acuto. Pare c'era una condizione. Sei cascato nella trappola. Questa cosa qua non vedevo l'ora succedesse. Ti sei cascato nella mia trappola. D'un tratto vedete che si tocca la testa, si strappa via dei capelli. Vedete che del sangue fuoriesce dai suoi occhi, dalla sua bocca, dalle sue orecchie. Si getta per terra, si contorce mentre Ralea dice: Balmeros! Vedete che si piega in due, dopodiché si ferma. Rimane fermo e smette di tremare lì davanti a voi. Lo sai che per poco non morivo di
danni massicci. Allora, sai cosa, Borraccia? Ti spiego subito. Questa battaglia aveva una condizione. Quella che ho triggerato. Se tu facevi... No, poteva anche agire qualcun altro prima di te. E sta meccanica la sgammavate prima. Ah, in effetti, sì. Poteva uscire... Guarda che congiunzione astrale di dadi comunque. Capito? Per mettertela nel Capito? Culo. Poteva uscire Capito. Vid, poteva uscire Ganork. Capito. Però in ogni caso ne hai fatti fuori 10 e penso che ci siamo skippati tre quarti di fight. Andiamo avanti. Sì, ok, però sono a terra. C'era Lea dietro, gli diciamo di restarti. Allora, dalla chat, mi dà la chat. Sono 210 danni, ma è mortissimo. Io volissimo. Morgan che dice... Perché ti posizioni una merda? Perché ci naschi sempre? Dove non è colpa tua. Questa non è colpa sua, però. Stavolta questa non è colpa non tua. Lo sapevamo. Ok, va bene. Infamata grandissima, Master. Vai, Vid. Vai, Vid. Okay, tocca a me. Del grasso, lo vedo cadere a terra. Sì. E mentre prendo la balestra, la faccio tipo mulinare sul braccio prima di posizionarla. E poi faccio... Annio Trekis. E faccio Healing Spirit. Apro un piccolo portalino e crafto uno spirito guaritore sopra Valmeros con l'azione bonus. Poi prendo due quadrelli e li carico sulla balestra. Guardo la mia aberrazione, quella gigante contro di me. Faccio: adesso iniziamo a ragionare. Attivo il Favored Foe. Attiva tutto quello che vuoi. Hai un sacco di fit. Io mi fido. E sparo. Ah, chi? Alla fauce della piaga. Ok, vai. Ovviamente inizia nei 5. Ritiro questo tiro di merda perché posso rifarlo. Ok, il primo colpo svanisce all'interno della fauce, viene quasi bloccato dalla sua lingua. Il secondo però è proiettato verso la bocca superiore. Colpisce. Il primo serve a tastare il terreno, il secondo... a piantare il seme. Minchia, grossissimo. La creatura inizia. Ne prendo subito un altro. Ancora un altro. Si conficca su uno dei suoi delle sue braccia. Mamma mia, che danni, Morgan. Wow, che grosso sharpshooter. Porca mamma mia, i tuoi colpi si susseguono mentre ti rimetti nuovamente in posizione. La fauce dimmi. Aspetta un secondo, più che altro chiarimento a voi. Io ho fatto un incantesimo con l'azione bonus. Sì. Poi di base io posso attaccare solo il primo round 3 volte. Mm-hmm. Okay. Quindi teoricamente posso attaccare di nuovo. Certo. Infatti, e allora sì, non ho ancora finito. Il primo, il primo che fallisce. Il primo un tiro a round lo posso rerollare se fallisce. Ok, allora due attacchi hai fatto. E allora prenditi pure il terzo. Preso? 17 colpisce. Sì, preso. Ok, prendo il terzo. Cavolo, deve fare delle cose veramente orribili se con 17 90 lo danni. 90 danni. 90 danni, che bello. D&D. Ok, 90, non ci serve 95. Più. Non ci servi più, Garrett, devi andare. 95. I colpi si susseguono, esplodono, trafiggendo la carne di questa creatura che inizia a barcollare. Vid, ragazzi, passate voi il turno quando avete finito. Sì, ok. Termino il mio turno. Mentre lo spiritello, vi ricordo che il Healing Spirit adesso funziona diversamente. In pratica può curare soltanto per una volta più lo Spellcasting Modifier, che sarebbe di 2, quindi solo 3 volte, e ogni round cura un D6, quindi al momento ho curato un D6 a borraccia. Ascolta, se vuoi glielo curo io. Ti serve un token, Morgan? No, semplicemente se lo sposto te lo dico, al momento è sopra borraccia. Va gli bene. Cura 5 punti ferita. Ti metto un H, grazie. Va bene, di Wailing Spirit? Sì. Ok. Lo metto così lo sappiamo che è sopra. Sì. Ok. Lo spirito fuoriesce dalla schiena di Vid, poi si sposta sul Valmeros che ancora trema non appena riapre gli occhi. Valmeros, che cosa è successo? Ancora una volta, fregato dal destino. Maledetti. Ok, vai Morgan, passa il turno quando sei pronto. Sì, scusa, pensavo di averlo già fatto, scusami. Master, okay. Che è tranquillo, cioè, dove c'è ora?
La fauce inizia a spostarsi. Viene davanti a voi. E usa multi-attacco. Prova a attaccare due volte. Una volta Vid e una volta Ganork. Alla mia gli do svantaggio. Ok, Ganork arriva verso di te. Ti prende. Ok. Sono grossi, occhio, eh. Sono 31 danni. Dopodiché prova a attaccare Morgan. E va a vuoto. Le due bocche cercano di mordere voi due. Ganor non riesci a spostarti e ti prende parte della mano. Un dolore lancinante mentre Vid si sposta con una piroetta, schivando il colpo di fauce. Dopodiché fa qualcos'altro. Vede che dalla bocca più bassa si forma della bava. E contro e Vid, mi devi fare un tiro salvezza. Io lo faccio. Ah no, ok, è qua. No, ci sono. Fammi un tiro salvezza su destrezza, classe difficoltà 15. Are you serious? Dai, Dio! Brando! Ho più 10, vaffanculo! 1! Un tratto, vedi che dalla sua bocca riesce un muco azzurro che si spalma sulla tua faccia. Inizia a bruciare, inizia a farti molto male. Sei blinded, accecato. Puro. Sì. Per uno che spara è orribile. Fino alla fine del prossimo turno del mostro. Greve. Greve. Dopodiché tocca al coro della piaga. Questa creatura sembra muoversi in modo contorto e sembra tenere qualcosa tra le mani. Sembra essere un piccolo pezzo di pietra. La porta davanti ai suoi occhi. E si comincia a cantare. Sentite che qualcosa non va. La terra trema. Qualcosa davvero non va. D'un tratto, cari miei, appare una di quelle creature, nuovamente. Poi uscire al largo questi qua. Quella poi tocca a Ganork. Senza pensarci neanche un attimo, quando mi arriva davanti alla faccia, le urlo contro. Entro in ira. Inizio a menare fendenti. I denti di Ganork fuoriescono, le vene si gonfiano, mentre Aralea prova a rialzarsi alle tue spalle, imbracci la tua ascia e guardi questa creatura. Ragazzi, tutti quelli che cominciano il turno attorno alla fauce della piaga, carissimi, devono farmi un tiro salvezza su forza, classe difficoltà 15. Ok. Entro 1,5 piedi? No, entro 6. Ok. Ok, direi che l'ho passato. Perfetto, d'accordo. 15 forza, fatto. Okay. No, vabbè, no, appena tocca a te, Borra, cioè appena tocca al vostro... Scusa. Okay. Vabbè, lo tengo per dopo, allora. Va bene. Sì. Attacco recklessly. Ok. Primo colpo. Tu sto reckless, secondo me, qualche giorno ci rimani. Il primo colpo va dritto sul tronco della creatura. Ok. Tanto i danni radianti e i danni dell'arma. Ovviamente. Tanti danni. Secondo colpo. Vai, falli, poi te li narro. Benissimo. Va bene, belli. Che schifo. Ti susseguono i colpi, tranci via carne che sembra essere inutile alla creatura. La stai scalfendo. Stagliuzzando, ma non è abbastanza. Questo essere comincia a correre. E caro Vid, no, scusami, caro Ganork, mi fai un tiro salvezza su saggezza, classe difficoltà 14.
Peccato. Sposti gli occhi alla destra. Tra i tentacoli riesci a vedere uno di quei vitrei, uno di quelle creature. D'un tratto, questo vitreo inizia... Hai presente quando sposti la finestra e il sole fa quella sorta di abbaglio verso di te? Certo. Riflette, ecco, c'è quella riflessione veloce. Sembra per un attimo che la sua testa, mentre si smuove, si noti la somiglianza al volto di Solomon. Sei costretto ad attaccarlo il prossimo turno, al meglio delle tue possibilità. Come cavolo faccio? Non lo so, devi muoverti verso di lui. Bella rottura. Ok, ce l'ho il modo per farlo. Però, qualunque modo, al meglio delle tue possibilità, ce l'hai con quel vitreo. Va bene. Dopodiché, tocca a quest'altro coro della piaga. D'un tratto, oh, yeah, inizia a intonare nuovamente un canto. E appare un altro vitreo. Qui. L'ultimo, quello in fondo, vicino al portale. Quel portale lì in fondo. Intona lo stesso canto. E ne evoca un altro. No, ragazzi. Queste creature si rialzano dai loro vecchi corpi. Dopodiché, Valmeros, tocca a te. Ok. Allora, io ho fatto il tiro salvezza su forza prima, ho fatto 17. Sì, questo allora, turno sei salvo. Okay. Ti curo altri tot punti ferita con lo spirito. Fate voi, ragazzi. Sì, perché è la prima volta che lui entra in contatto con lo spirito è quando inizia il suo turno. Okay. Quindi prima l'ho curato, lo ricuro di nuovo, gli resta una sola cura, ti curo 3. Okay. E poi scompare. Ok, allora io uso come azione bonus Second Wind. Mm-hmm. E mi curo di un po'. Un respiro affannato, buono, ma forse meglio. Un respiro affannato, ma forse l'ultima speranza. Dopodiché quello che provo a fare è, visto che ce l'ho vicina questa creatura, molto vicina, mm-hmm, scuoto leggermente la mia mano che si carica di un pugno elettrico. Prova a colpirla con Shocking Grasp. Vai. Shocking Grasp. Dov'è? Ok. 22. Riesci ad agguantare un pezzo di carne e l'elettricità viene rilasciata all'interno della creatura. Una scossa. Si elettrifica. Si ferma per un attimo. Ok. 11 danni. Dopodiché, visto che è temporaneamente scossa appunto dalle mie scariche elettriche, ne approfitto per spostarmi qui dietro. Ok. Lasci la sua zona di la sua zona di minaccia. Ti sposti. Bid. Porti una mano al volto cercando di toglierti questa sostanza che piano piano si sta indurendo. Per questo turno sei accecato. Me l'hai messo come status? Sì, già messo, vai. Ok, mentre sono lì davanti a lui, perché non ce l'hai? Aspetta, l'avevo messo. Vabbè, c'ho 200 status. Vabbè, te lo metto adesso, vai. Sì. Ok, mentre sono accecato, con la balestra faccio tipo una specie di piruetta, quasi come se stessi danzando con la balestra. Mi butto su un ginocchio, la carico e provo a colpirlo, mentre sussurro: potrei anche nasconderti ai miei occhi, ma sento ancora il tuo fetore. Gli sparo. Non ho svantaggio, ma non avrei svantaggio, va bene, se non fossi accecato ovviamente, da vicino perché ho crossbow expert. Però sono accecato, okay, quindi comunque svantaggio. 20 lo prendo, però. Ok, sì. Il colpo viene lanciato davanti a te. La creatura è grande, riesci comunque a prenderla. Subisce danni. Colpo. Sì, un colpo. Poi carico nuovamente la balestra quando sento il suo... Niente. Il suo lamento. Ma questa volta il colpo va a vuoto. D'un tratto. Dimmi. Gli occhi inizio a riprendere la vista. Riesci a liberare un occhio.
giusto in tempo per giusto. Ah, che bello, grazie. Aspetta un secondo, posso rivedere il fail, sempre per la stronzata di prima. Vero. Cosa vuoi prendere? Non ho capito. Posso rivedere un tiro di merda. Con 15 la prendo? Sì, la prendi. E allora il colpo che va a vuoto gli passa tanto quanto basta per farmi sentire l'aria, che lo manco di poco. Carico di nuovo la balestra e sparo di nuovo rapidissimo. Ok. Spari nuovamente verso la creatura. Il quadrello riesce a trovare la sua carne. Riesce a liberarti di quella condizione. Ma noti che lui adesso ti ha preso di mira. Due attacchi contro di te, caro Vind. Uno con svantaggio. Uso la reazione per dargli svantaggio. Aspetta. Però è solo un attacco. Ok, no, fermi tutti. Ganork, Valmeros e Vid. Classe difficoltà. Tiro salvezza, classe difficoltà su saggezza 15. Minchia. Okay. Superatelo, raga. 20. Ok. 22. Bello. Buono, va bene. Non fa niente, perfetto. Meno male. Attacca due volte verso di te, Vid. Ok. A uno poi gli dai svantaggio, ok? Ok. Il primo non ti prende. Il secondo riesci a prenderti. Subisci. Aia, 37 danni. Porca puttana. Cazzo. E finisco, perdo la concentrazione sul Favored Foe. Ok. Riesci a... subisci un colpo dritto di tentacolo in faccia. La tua testa gira. Quasi tra poco il collo sui spezza. Ma riesci a tenere la concentrazione. I tuoi occhi però sono stanchi. Dopodiché... Fallisce la concentrazione, ho fallito. Sì, i tuoi occhi sono stanchi, sì. Ok. Dopodiché, tiro salvezza 15 su destrezza, Morgan. Ah, ok. Mi raccomando. Il 7, però per fortuna ho più 10, capito? Più 11 col mantello del protezione. Riesci a schivare il colpo. Un altro sputo volto a colpirti. Poi... il coro della piaga inizia a lanciare i suoi incantesimi. Lancia un raggio contro Ganork. Ganork, tu hai usato... Sì, ha vantaggio contro di me. Ha vantaggio, ok. Se è un tiro per colpire, sì. Ok, prova a colpirti, aia. Ti prende. Subisci. Sono grossi, occhio, Devi fare basso tu. Sono 26 danni. Lancia un raggio di energia necrotica verso di te. Si avvolge intorno a te come una nebbia nera. Dopodiché, tocca a te, Ganork. Ok. Devo andare ad attaccare per forza quel vidrio della piaga. Quindi mi vedrai schizzare al tuo fianco. Verso il vidrio. Ora vediamo. Classe disingaggiando, disingaggiando. Ora no, ascoltami. Fammi parlare. Ora vediamo se lo fai. La creatura in davanti a te genera intorno a sé un terreno aberrante, pieno di occhi e altre melme. Devi farmi ogni volta che ti muovi entro 6 metri da lei, entro 3 metri da lei, scusami, un classe difficoltà forza. Classe difficoltà su forza 14. Tiro per vedere se ti muovi, sì. Picchia. Vabbè, dai. Mannaia, borraccia. D'un tratto. Ma 8, Dio santo. D'un tratto. Scusa, non hai vantaggio ai test di forza, essendo in ira. È un tiro salvezzo. Anche sui save su forza ha vantaggio, perché in ira. Ma perché non me lo conta? A due save non me lo conta. Però è applicato. Ma è sui test, non è sui tiri salvezza, raga. Ma ce l'ho pure sui tiri salvezza. È nelle prove. Cioè, c'è scritto save. Ah, vero, sì. Perché non me lo conta? Strength saving throw. Boh, poi lo vediamo. Rirolla nuovo tiro. Rirolla, dai. Io non ho idea di che ha Fantasy Ground, veramente. Vai. Ok, un po' okay. Meglio. Riesci a muoverti. Come vuoi spostarti? Disingaggio verso il vidrio della piaga 9.
Posso muovermi a 40 piedi, quindi gli arrivo proprio davanti. Ok, disingaggiando non posso attaccare, quindi mi parlo. Aspetta, non puoi passare attraverso la creatura, Gabbro. Devi fare devi fare così. Aspetta. In quel modo non passare attraverso la creatura. Un attimo. Deve passare dove c'è Vid e poi scendere. Se è Vid puoi attraversarlo, Gabri, puoi attraversarlo Vid. Ok? Ok, ci arrivo. Ok, perfetto. Ti sposti attraverso le creature. Arrivi dritto in quella creatura, davanti a quella creatura lì. Vai, prova a colpirlo. No, ho disingaggiato, quindi non posso. E come azione ha fatto giusto, disengage. Sì, sì. Se no mi beccavo gli schiaffi da mezzo mondo. Non ok. Bello. Sei libero da questa condizione. Dura un turno. Che ci faccio? Vedi che tutti ti stanno guardando. Sono tutti concentrati verso di te. Il vitrio davanti a te prova a colpirti con un colpo. Con una sorta di artigliata. Non riesce a prenderti. Vedi che sbava però questa sostanza. Gli altri si avvicinano e provano a colpirti. Riesce a prenderti. Fa solo 2d4. Ma sono sempre danni. Certo. L'altro si getta qua si getta verso Vid. L'altro ancora si sposta verso Ganork e prova a colpirlo. E non riesce a prenderti. Poi tocca il coro della piaga. Anche questo qua, contro di te Ganork, prova a lanciare un raggio. Non hai attaccato Reckless, quindi normale. Sì, sì. Prova a colpirti e ti prende 4 di 10 necrotici. Aia. Sono 31 danni. Porco. Tanti danni. Le creature sibilano, mentre questo qui, questo coro della piaga, questo in fondo, prova ad attaccare Ganork con un altro raggio della morte. Questa volta Ganork ti passa accanto e si perde all'interno del mare astrale. Ragazzi, questo round è finito. Prima di che agisca Valmeros, tutti quanti fatevi un test di destrezza, classe difficoltà 13. È un roll globale. È un tiro salvezza. Tiro salvezza su classe difficoltà 13 su destrezza. Oh, è male. Ma che cazzo è? Ma perché esce sempre 7, ragazzi? Ok, d'un tratto la terra diventa instabile. Vedete che una delle isole inizia a spostarsi sopra le vostre teste. Per poco non va in pezzi e quei detriti che cadono riuscite a schivarli. Il mare astrale è un luogo molto instabile. Valmeros, tocca a te. Ok, Master. Allora, ti faccio una domanda. Io ho visto che quelle creature con la faccia a tentacolo, quelli con i tentacoli e la bocca in mezzo e sembrano dei polpi, quando cantano, creano queste nuove creature? Sì, le hai viste. Va bene. Allora decido che il bersaglio primario in questo momento sono loro. Quindi... Oh, finalmente! Non potevo venire a terra, non potevo agire perché qualcuno mi ha tolto 140 punti ferite in un colpo solo, però va bene. Ne prendo atto di questa cosa. D'accordo. C'era una sola condizione. Guarda caso chi l'ha triggerata questa condizione. Allora, fammi vedere una cosa al volo, vediamo se... Ganork, quanto disti da Coro della Piaga 7, quello che sto puntando io, quello più all'estremo? Da Coro della Piaga 7, 40 piedi. Cazzo, non ci arrivo. Va bene. Ah, allora. Però quello che ho subito accanto, aspetta, è da Coro della Piaga 8, 25. No, va bene così. Ok. Avrei fatto un'altra cosa, intanto vediamo quanto sono grossi sti cosi qua. Allora, Master, semplicemente agito la mano. Sì. Dei fulmini infuocati si creano attorno al mio avambraccio. Sì. Vuoi che gli lancio contro un Firebolt? Ok. 19. Ok.
Correndo? Questa volta il fuoco divampa. Mentre era lei adesso in piedi, ti vede lanciare questo incantesimo. Lo prendi. Ok. Faccio i danni. Ok. Subisce questi danni. Il fuoco divampa intorno a questa creatura. Va bene. Dopodiché. Skip. Vid. Fiato corto, tante persone vicine, non sei abituato, non ti piace, non è il tuo stile. Come sembra messa la fauce della piaga? Non riesci a capirlo, fa talmente schifo che sembra messa male da quando l'hai vista. Se vuoi puoi farmi un test di arcano, classe di difficoltà 17, ti do qualche informazione. Proviamo. Ha tante frecce. Punta spilli. È un mezzo punta spilli. Non è messa tanto bene. Ok. Ok. Allora, sono molto tentato di fare cose. Va. Allora, domanda tecnica, ragazzi, perché non mi ricordo questa cosa. Se io lancio un incantesimo che ha come tempo di lancio un'azione, posso attaccare anche? No. Ok. Questa, avevo questo dubbio qua, avendo l'extra attack, sai, ste stronzate. Ok, no. Allora faccio semplicemente la seguente. Riguardo le fauci della piaga, riattivo il mio nemico prescelto, e poi quindi lo spunto, e guardandolo sempre con lui accanto, riprendo un altro quadrello e faccio... Devo ammettere che sei più duro di quanto pensassi. E gli risparo da vicino. Perché tiro ancora con svantaggio, Master? Non lo so. Forse mi devi togliere il blind. Sì, eri blinded, va bene. Vabbè, l'hai preso comunque. Avevo... Sì, vabbè, infatti. Hai droppato un 17, l'hai preso comunque. Ecco, ok, sì. Tanti danni, grossi danni. C'è anche un altro di 8 che però non ho capito perché non mi ha contato. Poi te la ricontrolli con questa scheda. Sì, 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 è perché il favored foe, gli dovrei fare un D8 aggiuntivo. Vabbè, tanto glielo faccio comunque con un attacco su tutti gli attacchi che faccio, lo gli risparo. Lo prendo. Mamma mia, grossissimo. Fammi vedere soltanto se il favored foe me l'ha messo. Ok, ora sì. Gli faccio i danni. Prima avevi perso la concentrazione, per questo non ce l'avevi. Ma ora l'ho riattivato. Ah, ok. Mamma mia. Tanti danni questo vid. Un susseguirsi di lanci, di mire. Poi quadrelli che si mischiano a movimenti, una danza fatale, talmente fatale che la creatura cade, sciogliendosi su se stessa. Voci contorte, gorgogli infiniti. Guardo dietro di me Valmeros e faccio... Riprenditi. Adesso elimineremo quei tizietti là sotto. Sono loro il bersaglio, altrimenti ne creano altri. Questa creatura, d'un tratto, iniziai... inneggiare ancora una sorta di cantilena e prova a colpire Valmeros. Lo spiritello lo puoi togliere, non c'è più. Ah, ok. Mi sta attaccando. Si sposta qui, levita fino a qui e ottiene vantaggio al tiro per colpire per l'altura. Okay. Attacca te, Valmeros. Va bene. Ti prende. Ma subisci 20 danni. Minchia, precisi. Porca puttana. Lancia questo raggio dalla sua bocca che ti colpisce in pieno petto. Le tue pupille ruotano mentre Ralea si avvicina a te immediatamente, cominciando a lanciare un incantesimo. Sei per terra. Ganork, tocca a te. Perfetto.
attacco le due creature che ho di fronte a me, una con un colpo veloce, l'altra con un fendente partente dall'alto. Ritta, Gabri! No, no, fai 19, Gabri. Non attacco Regless, ovviamente. E posso attaccare con le dita. Ma perché non mi fa... Vabbè, va. No, alcune perché quelle non sono minion. Quelle... Attacca, quelle che... Ascolta, Gabri, attacca soltanto quella rossa, quelle esatto. Sono token. Quelli okay. Sono immagini e basta. Ok, fatto 11, lo prendi. Ok, va bene. È già qualcosa. E i danni a chi glieli butto di sopra? Sempre a quello rosso. Ce n'è uno rosso davanti a te. Buttalo a lui. Ma... Ok, aspetta. Gabri. Ma i danni radianti come li... Ok, a posto. Vabbè, fai una cosa, butta i danni. Tranquillo, glielo butta. È okay. Morta. Quanto hai fatto? Gli ho fatto 13 con il radiante, ti devo fare pure il... Lascia. Okay. Cacchio, 20. Aia. Sono 26 danni, sono quindi 2 a 10, diciamo. 16 danni ti sentono di sopra. Ma sono danni puri. Sì, sono danni pure. Danni psichici. Come quello okay. Di Gin, metti di 16 danni. Ok. Ok. Faccio subito. Aspetta, li metto tutti alla fine, perché attacco okay. Pure quella che ho davanti. Va bene, vai. Non c'è più quella rossa che attacco. Gabriel, ho la sulla chat, tranquillo. Ma chi però... devo attaccare se non posso targettare nessuno? Ok, comunque la prendo. Sì, sì. La prendi. Ok. Ah, questi sono solo 5 danni. Ok. 16, 21, ok. Sono a 110 punti ferita. La creatura esplode in un tripudio di schegge. Dopodiché... Inizio a correre verso la creatura che ho di fronte. Dopodiché senti queste voci nella tua testa. Ma prima che ti muovi, accanto a te, il vetro della piaga prova a attaccarti con un attacco di opportunità. Ok. Ed è un critico. Che dici, veramente? Vabbè, figurati. Sono 4d4, sono 12 danni. Dimezzati, tra l'altro. Dimezzati. Prendo 6. Infatti sono a 116. La creatura ti graffia la schiena prima che la lasci e poi ti dirigi verso il coro della piaga. Proprio questi qua, intanto, continuano a lanciare le loro magie contro Vid e Valmeros. Il primo prova a attaccare Vid. Ok, gli dà svantaggio. Ok, attacca normale perché ha vantaggio dall'altura. E ti prende. Pazzo. 22 danni. E la tua... Che sta facendo? Il raggio della morte. Non me l'assicuro. Il nome l'assicura, sì. Questa creatura lancia questo raggio che diventa nebbia e inizia a consumarti il petto. Dopodiché l'altro coro della piaga si volta verso Ganork e lancia qualcos'altro. Ganork, fammi un tiro salvezza su saggezza, classe difficoltà 14. Odio i dati. Comunque okay, Mike Jens, grazie mille, stai dando il meglio di te questo. Mike Jens sta facendo tipo il coro della piaga, guarda quanti grazie. Ne hai evocati. Mike, ma sei pazzo! Grazie. Altri 10 abbonamenti pazzo. Regalo, grazie mille Mike Jens. Ha regalato 100 abbonamenti, è un pazzo, è grande. E verso di te vedi che i suoi tentacoli si chiudono e poi si riaprono. Cercano di stringerti, senti come una mano che cerca di avvinghiarti, ma poi ti liberi. Hai schivato un buon un buon incantesimo, caro Gabri. Il vitrio della piaga, poi questo qui prova ad attaccare Morgan. Anzi, no. Morgan, tiro salvezza su saggezza, classe difficoltà 15. Hey. 19-20. Ok. Riesci a resistere a questa voce, dopodiché ti attacca. Ah, fa tutte e due cose, io pensavo. È un tratto. Ok. Riesci a prenderti, 19. Subisci 7 danni. Senti questo graffio che ti lascia una profonda ferita. Valmeros. Ok, ma... Tiro salvezza contro la morte, caro Valmeros. Spammatissima sta frase.
successo. Dai. Non appena riesci a tenere salda la tua vita, la mano di Aralea si avvicina alla tua pelle e ti cura. 27 punti di cura. Ottimo. Aggiungiti questa cura. Aralea sussurra delle parole. Senti un abbraccio come se tua madre ti accarezzasse il volto. Poi un calore, un posto sicuro. Riapri gli occhi e vedi il suo volto. Noti una cosa. Noti una cosa, Palmeros. È molto più pallida. I suoi occhi sono stanchi. Dopodiché si accascia al suolo. Attenzione. Resta qui. Tranquilla. Bid, tocca a te. Allora, ok. Vedendo che questi tizi mi sparano addosso dei raggi incredibili. Sì. Sempre armato di balestra, faccio una sorta di segno sulla balestra. Mm-hmm. I miei occhi per un attimo diventano quasi gialli e si focalizzano sul coro della piaga. E carico un quadrello e dico invicto. Mi attivo Hunter's Mark e sparo a quel pezzo di cacchina dall'altra parte. Ok. Bici svantaggio quando sei in mischia. No, perché ho crossbow e crossbow. Aspetta, a quale stai sparando? Al 7, ma tanto l'effetto ce l'ho io addosso, quindi... Ok, va bene. Vai, prova a colpire. Il colpo va dritto contro di lui, fai danni. Subisce 27 danni, grossi, bello. È ancora vivo? Sì. Secondo attacco 16. Ancora questo, prende, vai. Subisce 19 danni. La creatura muore, guardo l'altra e attivo gli occhi, l'hunter mark sull'altra. I tuoi occhi si spostano da una creatura all'altra. Dopo aver trafitto mortalmente quella che cade nel mare astrale, ti sposti subito sull'altra e se n'è andato. Dove cazzo è andato? No, penso comunque abbia finito il turno. Ho aperto il citofono, scusatemi. Sono tranquillo. Ok. Ganork, sei davanti, okay, a quella creatura. Attacco Regless lì su di lei. Vai. Spunnala, per favore. Ma vorrei, speriamo. Vai, Gabri. Spunning. Mi sono evitato un 1, apposta. Il colpo arriva verso un suo tentacolo, però... un altro suo tentacolo ti sposta il piede e riesce a sbilanciarti. Non sarai così fortunata adesso! Questa volta effettivamente la fortuna non è dalla sua parte. È come un taglialegna, riesci a prendere il suo tronco. Non sei incazzato ancora? Ma sono in ira, quindi dovrei... Un grosso colpo contro questa creatura che si piega sotto il tuo peso. Il coro della piaga, l'ultimo, uno dei due rimasti, guarda il suo compagno e lancia un colpo verso di te. Ed è un critico. Oh no. Eh già. Questi sono brutti, Gabri. Ma non posso farci. Sì, anche troppo Gunner. Lontano. Aia, che cos'è tutta quella roba? 38 danni. Ad un tratto questa creatura congiunge i tentacoli e lancia questo raggio. Ti volti alle tue spalle appena senti questo rumore e il raggio ti arriva dritto sul volto, inondandoti di fumo nero. Non appena questo fumo nero si dissolve, vedi che il tuo sguardo, il tuo volto, sembra essere come pieno di buboni. I danni necrotici si fanno sentire, mentre... Adesso, davanti a te un'altra minaccia. D'un tratto, la creatura, come di punto in bianco, si dissolve. Diventa come aria, forma gassosa, e si sposta qui. Ok. Aggiungo gli effetti di forma gassosa. Dopodiché tocca al vitreo. Il vitreo si avventa su Vid. Prova ad attaccarti.
Ragazzi, ve lo giuro, non lo faccio apposta. È un altro critico. Vi mando la foto se volete. Ve lo giuro, non sto scherzando. È un critico. Aspetta, il vitrio chi sarebbe? L'imbecille dall'ombretta? L'imbecille davanti a te. Va bene, va benissimo. Perché la reazione me la conservo per l'altro. Ok, sono 9 danni. Vabbè. Ecco. A 9 a 9, intanto vi sto sciogliendo, vedo. La creatura si avventa su di te. Dopodiché mi fai un tiro salvezza su saggezza, classe difficoltà 15, Morgan. Riesci a contrastare le voci del vitrio. Quest'ultimo, poi, inizia a correre verso Ganork e si ferma qui. Valmeros, tocca a te. Ok, Master. Mi focalizzo sempre sul coro della piaga che vedo lontano, lì in fondo. Mm-hmm. Dopodiché, entrambe le mie mani si infuocano. Mm-hmm. Si caricano di energia magica. 3 raggi contro di lei. Lancio raggi roventi. Vai. Colpisci, attimo. Prova a colpire. Ah, hai svantaggio da là sotto, perché è alzata rispetto a te. Che palle. Sì. Va bene. Allora. 14. Il primo va a vuoto, si dissolve. Secondo. Il secondo colpo invece riesce a prenderlo. Un raggio rovente raggiunge un suo tentacolo, quasi a distruggerlo. Ok, il vai. Terzo. Bravo Radogor. Ed è un critico. No! Era un critico. Peccato, però lo prende. A me. 4d6, insomma. 15 danni, vaffanculo. La creatura viene colpita e si volta verso di te. Vid, tocca a te. Allora, io sono consapevole del fatto che questi stronzetti quando muoiono ti rimbalzano addosso. Tu hai visto che dopo... Esatto, dopo aver visto che lui ne ha uccisi tanti, l'ho visto esplodere. Sì, è stato molto plateale, quindi sì, dai. Allora, siccome ho... Mentre sono lì, anzi, proprio perché nel mio stile, sposto la balestra sul fianco sinistro, poggiandola, sai, sul fianco e tenendola così alzata. Sì. Guardo il... no, aspetta, che sto dicendo? C'è ancora l'imbecille del coro. Il coso dobbiamo ammazzare, altro sì, che... Sì, guardo il tizio del coro e... Sparo a lui. Okay, pensavo che fosse morto, ok? Il colpo va a segno. Ok. Ovviamente l'Hunter's Mark funziona una volta. Tanto il nostro Anvil ci sta scrivendo su Discord. Ciao Anvil. Ragazzi, vi dico una cosa. C'è stato lo zampillo anche di Anvil in questo fight. C'è anche lui che ha messo una buona dose di consiglio. Ok, il primo colpo va a segno. Carico di nuovo e sparo al coro della piaga per la seconda volta. Stavolta entra. Sì, questa volta entra. Con l'Hunter's Mark. Il colpo, questa volta, è fatale. E anche questa creatura cade nel mare etereo. Ah. Ok. Buono, dai. Dopodiché passo il mio turno. Quindi Envy, l'amico delle guardie, sì. Praticamente sì. No, mi ha dato un piccolo aiuto per il bilanciamento. Mi ha consigliato giusto 2 cose tecniche. Ok. Il prossimo non sarà un attacco in mischia, sarà un attacco a distanza. Prendo uno dei 4 giavellotti che ho comprato, non la lancia del fulmine. Semplicemente un giavellotto. Lo lancio contro il coro della piaga. Ok. Prova. Riesci a prenderlo? Basta. Tardo. Questo giavellotto si conficca nel pettorale, quasi lo attraversa. Vedi un tratto che la sua spalla si stacca, ma ricresce un'altra protuberanza. Tiro un altro giavellotto. Vai. Ah, pure resistenza. Cioè. Provi a colpire e ci riesci, un altro giavellotto dritto contro questo pezzo di carne amorfa. Ancora tanti danni, uno dietro l'altro. Stai attaccando Reckless? No. No, non posso farlo a distanza. Okay. Tocca a questo coro. Il coro della piaga si sposta qua.
e prova a colpire Valmeros con un tiro per colpire col raggio mortale. Riesce a prenderti. Ok. Ai, 28 danni. Di nuovo a terra. D'un tratto. Questo raggio per poco non ti rispedisce indietro nel portale, ma riesci a mantenere un tratto. Non riesci a mantenere, non ti riesci a mantenere in piedi. Che palle. Dice Anvil, non ha modo di entrare in call? Non lo so, perché dipende come ha fatto la cattura delle web, borraccio. Se tolgo quello streaming là, si piazza posso lì? Farlo. Sì. Però si deve piazzare al primo posto. Mi pare che sia là. Sì, sì, mi pare che è lì. Possiamo allora, fare un test. Borraccio generalmente è lì. Allora, se Gabri toglie il token di camera che uso ora, penso che dovrei solo switchare la mia posizione. Fallo entrare. Elevalo il token. Appena entra, tolgo subito l'altro, vai. Ok, può entrare quando vuole, fondamentalmente. Ok. Trasi, Anvil. Rip. Ok, 5 minuti, va bene. Continuiamo, dai. Allora, dunque. Chi toccava? Io che sono caduto a terra. Cioè, okay. Il tizio mi ha lanciato, Ok, Valmeros, sei a terra. Va bene, faccio il tiro. Ok, fammi il tiro. Comunque, se ora fai entrare Garrett e gli fai prendere kill finali, mi arrabbio da morire. Ok, il primo... un colpo di tosse. Sangue. Nulla. Vid, tocca a te. Ma domanda, Master, ma... vabbè, ancora vivo è quello schifo. Miro sempre con la storia del... anzi no, non lo riattivo l'Hunter's Mark. Lo lascio scadere perché dovrei usare l'azione bonus. Quindi lo lascio scadere. Sparo solamente al coro della piaga. Ah, posso ripetere il tiro. Sei un halfling. Questo è un halfling. Sei il lager del gioco di ruolo. Mi piacere che gli usciva di nuovo uno. L'hai preso. Che ti immagini? Se gli usciva di nuovo uno, penso spaccava lo schermo. Mentre carico il quadrello, lo guardo e faccio: canta ora. Dritto in testa, cade e si scioglie in uno strano emettendo uno strano suono. Dopo questo colpo guardo il vetro davanti a me, sposto la balestra come ti avevo detto sulla sinistra, lasciando che poggi sul fianco, facendo perno e tenendola con la mano sinistra, afferro la balestra una mano legata alla cintura. Tu non meriti di essere uccisa da lei. Gli sparo due colpi con la balestra leggera. Vai. Basterà uno probabilmente. Ah, vabbè, non me lo fa attaccare di tiro. Vabbè, vai. Lo prendi. Fai danni? Comunque mi raccomando, Morgan, non fare più di 12. Subisci soltanto due danni di ritorsione. Il vetro si spezza in mille schegge. Vedo anche l'altro, posso sparare anche all'altro, Master? Sì, spara. Ancora una volta, ti ammetti sulle ginocchia, prendi la mira. Riesci a prenderlo dritto in testa mentre la sua testa si divide in mille pezzi. Ok, do l'ultimo colpo, lascio la balestra, guardo Valmeros a terra. Eccolo il nostro Anvil. Hello. Ehi. Ciao. Ora sei Valmeros. Allora il nostro caro Valmeros ha lanciato una bella palla di fuoco, proprio ha shottato tutti. Tutto come previsto. Casualmente. 210 danni in faccia. Ti è piaciuta la trappola? No. Direi proprio di no. Ok. Allora Garrett, io non voglio introdurti adesso. Sì, abbiamo... spettatore. Sei qui con noi, però. Correte verso Garrett, correte verso Ganork, trascinandovi dietro i corpi di chi ha partecipato alla battaglia. Ma Valmeros è a terra.
giusto, Valmeros è Vid. Vid, ti accorgi che effettivamente Valmeros è lì per terra accanto a te. Ganork, noti che Vid è Kino lì in fondo, mentre davanti a te un globo traslucente, completamente azzurro, sembra quasi portare altrove. Intravedi una stanza simile a quella della riunione della loggia. Ricordi il piano di Droniel. Ok. Non sapendo quello che è successo ancora dietro, dico: Val, penso di avere capito dove finire. Lo aspetta. Vedo a terra. Mezz'orco è ferito. Mi abbasso verso di lui. Incanalo l'energia della l'energia magica e gli lancio un cura ferite. Mentre mi avvicino, gli dico: Valmeros, su un tiro salvezza contro la morte. L'ultimo prima che ti carico questo cura ferite. Non hai idea di quante volte sia successo. Esce uno, Mare. Se esce uno, divento una scimmia. Hai vantaggio. Ispirazione, usalo. Divento una scimmia. Se esce uno, figlioli. A posto, meno male. 2-1. Senti ancora una volta un calore mentre vedete che Ralea è svenuta di fianco a Valmeros e a Garrett. Tutti e tre erano a terra, mentre adesso Valmeros si rialza. Questo posto è pericoloso, sentite ancora gorgogli provenienti dalla nebbia astrale. È molto pericoloso, siete esposti, dovete andarvene. Ce la fai, Tiflin? Più o meno. Ralea, prende da Ralea. La prendo io. Garrett. La carico in spalla. Garrett ritorna sulle spalle di Ganork mentre Ralea finisce sulla schiena di Vid. Ganork, quando senti Garrett sulla pelle, senti le sue mani vibrare, poi delle voci dalla sua bocca. Sembra dire delle parole, ma non riesci a capire. Sembra avere delle convulsioni leggere, pur sempre convulsioni. Lui, dai un occhio, spostando la destra leggermente a destra, vedi che dalla sua bocca fuoriesce un leggero liquido nero. Okay. Poi riconosci anche il verde del veleno, probabilmente la bava che prima Ralea ha tirato fuori dalla sua bocca. Ok, vedrai che Oderic ti darà una sistemata. Muoviamoci. Entrate, scusate, vi avvicinate a quel globo che è un portale. Davanti a voi, adesso Vid, ovviamente tu non lo riconosci, sì. Valmeros, Ganork, riuscite a intravedere una sala che a voi è già nota. È la sala delle riunioni della loggia, dove vi è il tavolo circolare. Bella maglietta, Anvil. Vabbè, vai. Ho un vago ricordo del posto che vedo lì. Vago, ce l'ho scolpito nella testa questo ricordo. Entriamo, affrettiamoci. Vid, quelle creature che hai affrontato non erano simili a nessuna di quelle che hai affrontato in passato. Però avevano lo stesso odore, quel putrido lezzo che emette ciò che adesso ha un nome, la piaga. Ok. Entrate. Okay. Dimmi, scusami. Dimmi. Volevo, dicevo a loro, conoscete questo posto? Sì. Ci siamo già stati una volta. Ti ho parlato sulle scale di questa loggia. È questa allora. Allora andiamo, non perdiamo tempo, questo posto sembra che crollerà da un momento all'altro. E lo farà. Andiamo. Un passo all'interno del portale. Vi ritrovate in questo luogo. Vedete quella sala. Adesso ridotta a un cumulo di macerie. Vi guardate a destra, a manca. Siete fuoriusciti da un portale che si è formato da una botola sul terreno, un passaggio segreto, diamine, ben nascosto, in modo magico, arcano, misterioso. Non appena entrate, Valmeros, Ganork,
Vid, test di percezione. Tutti okay, quanti. Io di percezione passiva ho 22, master, tiro. Minchia. Se hai il terzo occhio, sei tu solo. Ho expertise su perception. E porca troia, 22, mamma 12. Mia. Cioè, sei tipo The Prophecy is True. Cioè, proprio, the vabbè. True. Vediamo va tutto, bene. Master. Vabbè, tu non serve che rolli, Vid, vabbè. Ok. Vi guardate intorno, attenzionando tutti i dettagli che prima erano diversi. Che prima erano diversi da quello che vedete adesso. Questo, ricordate questo luogo come un luogo caldo, accogliente. Vi guardate a destra, c'è il camino dove la signora del dolore era accompagnata da Mordenkainen. Vedete il luogo dove il tavolo dove sedeva Droniel. Notate che a destra sedeva un piccolo coboldo su una sedia rialzata, Assa Lakshar. Ricordate che qui c'era anche Bigby. Ricordate l'investitura di Zanzertem. E ricordate Odric, che qui dentro non c'è. I vostri tiri sono molto alti, vi do anche i dettagli extra. Guardando le pareti, notate diverse bruciature, diversi tipi di danni contundenti, arcani, sembra i danni da forza, vedete delle bruciature. Insomma, notate tante tante cose che sembrano essere residui di una battaglia. Ma cosa più importante, Ganork, quello che vedi ti lascia bocca aperta per un attimo. In lontananza senti come vedi con una sorta di creatura. Una creatura che... Un attimo solo, ragazzi, cambio le cuffie. Arrivo subito. Ma quindi mi avete protetto per bene? Sì, ti abbiamo lasciato lì nel burrone, tipo, e poi abbiamo... C'è stata una scena in cui ho detto non lo so se ce la faccio ad alzarlo con l'armatura pesante e il martello. Adesso... ok, adesso vi sento. Ecco perché mi dischiamo le orecchie prima. Scusa. Ok, adesso vi sento. Vedi qualcosa in lontananza, una creatura. Questa creatura sembra essere nascosta sotto un tappeto, o meglio, fuoriesce da un tappeto. Vedi che dietro di sé, sul muro dietro di sé, c'è una grossa striscia di sangue. Ti avvicini. Mentre gli altri continuano a guardare le pareti, Balmeros, Vid, notate che Ganork si sta avvicinando alla posizione di questa sagoma. Cosa volete fare? Che è successo qui? Cazzo. Era diverso prima? Di certo non era così. Era tutt'altro questo posto. Quello che vedi, Ganork, mentre ti avvicini, tenendo Garrett sulle spalle, stringendolo, come se fosse l'ultima cosa che ti è rimasta per aggrapparti. È una personalità che tu hai conosciuto. Ahimè, però, non è integra. Vedi la parte del corpo superiore, staccata da quella inferiore, diviso in due. I bordi sono bruciati. O meglio, tagliati. Malamente. Davanti a te giace un membro della loggia, Assa Lakshar, diviso in due. Cazzo. Non è possibile. E con questa frase concludiamo il terzo episodio della quarta parte. Come concludiamo? Altro. Come la terza sessione, ragazzi, finisce qui. Ci vediamo domenica. Quindi ma vedi che è uno statale bastardo che alle 11:30, anche se non ci sono io, tac! Ci sono morti sia Assa Lakshar. Io domani mattina mi alzo alle 4:15. Sono morti Assa Lakshar, Groviel.
Minchia, Groviel è morto, raga. Sai? Sono sicuro. Per me sì, per me è morto. Non lo sappiamo. Abbiamo diventato una memma. Vabbè, abbiamo trovato. Però sai qual è il discorso? Detto, magari il braccio, siamo in attesa. Morra. Però sì, c'è da dire una cosa, ragazzi. Non è detto che sia morto, perché Elsa, la Aralea, diceva Elsa. Essere ferita, cercava Groviel. Quindi, se lei è combinata così, lei qua come ci è arrivata? Beh, lui ha detto. Ragazzi, mi dite che è successo, per favore. Al volo. Ah, guardi la sessione. Aspetta un attimo, prima che continuiamo a fare qualcosa. Grazie, Leon Sandergan. Il tuo consiglio funziona. Se odi i dadi, i dadi hanno paura. Grazie. Ma che cosa hai fatto tu? Perché più mandati a qualcuno, ho fatto 20. Vero. No. Allora, io mi dissocio da questa cosa. Sam, devi scegliere un santo protettore. E in quel caso dovrebbe essere San Pietro. Eventualmente devi scegliere un santo e devi collegarlo, devi fare l'attunement con il dado. Comunque Emil, te la racconto brevissima. Sì, te la racconto più breve che non si può. Abbiamo attivato il medaglione, siamo entrati dentro, abbiamo trovato Aralea mezza morta e mezza viva, siamo scesi da delle scale, abbiamo fatto questo incontro con queste creature, siamo entrati e hai visto tutto quello che Ok, quindi mi è piaciuto il fight, quindi carino. Molto difficile. A Borraccia è piaciuto molto, soprattutto le prime. Borraccia non ha idea di quante risate. Stiamo giocando a LOL. E ho detto: ok, Umberto, ce l'ho l'idea per il fight. Perché non metti ste creature che hanno pochissimi PF, volutamente pochissimi PF, e le metti tutti insieme? Tipo Orda. Sì, baitala. E così praticamente tutti i danni in eccesso diventano danni psichici e vengono riflessi praticamente all'attaccante. Ho capito Giovanni, ma ce ne ho 57. Ma poteva capitare anche Ganork che faceva il blink, arrivava lì, attaccava uno e lo capiva. Sì, è capitato tu. Avevamo preidentificato pure questo, però ci avevamo pensato pure, ti immagini spara una palla di fuoco e... è la prima cosa che... cioè, ti immagini? Nella fortuna, la sfiga di cominciare per primo, scoprire questa cosa. Che bello. Infatti questo è un fight che ti fotte con la psicologia, non con l'altro. Poi erano organizzati pure in maniera bastarda fra tutti loro, in realtà. Sì. Infatti ho detto wow, bel salto di qualità, questo è veramente complicato. Però alla cosa dei danni psichici a un certo punto ho pensato sì, però è una scammata bestiale. Allora il coso è che io avevo pensato a sta cosa degli chierici che resurrectavano. Poi Emil mi ha detto sai, facciamo gli sti cose, mi ha suggerito sti mossi. Sai, non è mai, gli metto animate corse, loro ne potevano fare una volta al giorno e ne rializzavano uno, quindi in totale ne potevano rializzare tre. Non era Animate Corpse, era una specie cosa loro, homemade, perché Animate Corpse li farebbe diventare dei Gaul. E poi serviva qualche tizio cicciotto che rompesse il cazzo lì in mezzo, capito? Quindi dice, perché se non gli mettevo il tizio grosso, poi Envy il massoggera, se non gli mettiamo il tizio grosso, Almeros non ne fa palla di fuoco, perché dice no, capito? Infatti che ha fatto? Lui all'inizio la palla di fuoco... aveva fatto in modo di prendere il grosso. Poi che cosa ha fatto bellissimo? Ha detto, no, aspetta, lo spostiamo. Sì, li avevamo pure piazzati insieme per vedere se riusciva... Palla di fuoco ai tizi, ma non al boss. Erano proprio posizionati in modo strategico. Abbiamo creato la mappa su questo principio. Vi spiego praticamente come... Io e Amberdale siamo dei geni del male, comunque. Com'è stata la scena nel mondo della creazione? Ci sono Amberdale ed Anvil col camice, con la cartelletta davanti, tipo così, con gli occhiali che si guardano e fanno... Sì, farà una palla di fuoco. Si rimettono gli occhiali e c'è lo scontro e siede Borraccia nella gabbia che lo stanno studiando. Sì. Tipo l'uccellino. Bellissimo, guarda. Perché però poteva capitare che il primo turno lo faceva Vid, ne attaccava. Ma che è sta cosa che la bava, la situazione, che è? Sono diventato il paladino della bava. Diventata una maga di Bloodborne. No, semplicemente era Aralea. Ecco che cos'è che non ti cade in bocca. Aralea, oltre a darti un'occhiata per vedere quello che ti succede, vietato ai minori di 18. Allora, praticamente, Aralea ha parlato di un altro amico di Droniel. Che a quanto pare aveva dei lunghi tentacoli che gli spuntavano dalla faccia, questo tizio. Un altro amico. E gli amici che ha Droniel, dice che questo lo conoscevano in tre.
Droniel, Groviel e questo suo amico che non si sa chi sia è Aralea. Ovviamente e cosa? E praticamente Groviel, dopo che hanno combattuto contro l'Abolas, ha gettato nel portale Aralea. Ok. Per salvarla. Groviel, ok. E l'ha gettato nel portale e l'ha lasciata qui perché aveva subito una grossa ferita. Poi Groviel, a quanto pare, cioè, hanno visto un braccio che è quello che avete trovato voi e l'altro braccio che è quello che si è inghiottito e si è sparito, ricordate? Sì. Quindi, semplicemente, poi c'è stato il fight. Ha perso tutte e due le braccia. Stanno cercando Oderic in questo momento. Aralea ha detto dobbiamo trovare Oderic. Ho capito. È Asalakshar. Asalakshar. C'è morto il mago di Eberron. È morto il mago di Eberron, raga, vedete? Abbiamo tagliato i contatti personali con Eberron per sempre. E sta cosa è successa. È successa per una decisione che avete preso. Come? Abbiamo fatto. Sta cosa è successa per una decisione che avete preso in una storia dal passato. Non ho visto la farfallina apparire. Di Asalak. Sta cosa di Asalak è successa per una cosa che avete fatto, che avete scelto di non fare in una storia del passato. Ma era una scelta tipo palese oppure era una cosa naturale? Era una scelta. Allora, lui non c'entrava niente in quella scena, è stata una conseguenza di un'altra scena. Ah, ok, per qualche motivo. Quindi se voi avete fatto delle cose, avete sviluppato delle reazioni che potevano essere linea A, linea B. Queste qua sono le conseguenze della linea B. Dovevamo andare a teatro ad Icewind Dale, ok? Capito? Io quindi non so quale evento poi me la riguardo comunque. Vabbè, poi ve lo... Poi un giorno e dalla chat l'hanno capito, Icewind con la come hanno fatto? Come hanno fatto a capirlo? Quale che però ci seguono, noi non la guardiamo questa serie. E noi la giochiamo. Ma ti pare che gli attori si ricordano tutto dei film che recitano, delle serie? Ovviamente tu vai da... non lo so, Tom Cruise non si ricorda la trama di nessuno dei suoi film, sono sicuro. Chi? Tu sei come Tom Cruise, borraccio. Tom Cruise, è uno che vende le patate. Io lo chiamo Tom Cruise. Lo sai a chi lo puoi chiedere Tom Cruise? A Flavio Venti. Cosa? Non capisco. Non l'ho capito. Niente, praticamente è uscita la notizia che Flavia Venti era convinta che Tom Cruise si trovasse con lei ed è rimasta stupita che era una truffa. Chi lo puoi chiedere di Tom Cruise? Chiedilo Jolin Cugio. Cugio Jorin. Ma a proposito imprigionati nelle... Vai, chi sono gli imprigionati? Ringraziamo Lamuggine per i suoi 7 mesi assieme a noi. Grazie mille Lamuggine. Grazie mille. Ringraziamo anche The Crystal Cave per essersi unito al tavolo per la prima volta, quindi facciamo un calosissimo benvenuto, benvenuta. Grazie mille Crystal Cave. Ringraziamo anche Hars94 per i suoi 7 mesi assieme a noi, che ci dice e siamo a 7. Grazie mille Hars94. Ringraziamo nuovamente Mike Jensen93 per tutta la serie di abbonamenti regalo. Mamma mia. Grazie mille Mike Jensen, grazie mille a tutti voi ragazzi che ci avete seguito. Mamma mia ragazzi, allucinante. Grazie. Di Jojo in chat comunque. Sì, Jojo è noioso, change my mind, soprattutto la parte 3. Change my mind, I want, ci perdi tu. Tutto qua. Change my mind, ne prendo atto. Ne prendo atto. Comunque ragazzi. Bene, ragazzi. Allora ci vediamo domenica, che c'è una parte importante per l'evoluzione di un background in particolare che potete immaginare, quello di Garrett. Ma Garrett è con la bava alla bocca adesso. E col dito però, di Aralea alla bocca. Però, che abbiamo... bello il dito di Aralea alla bocca. Che bello. Abbiamo anche capito qualcosa in più sulla natura di Vid. Che ha messo adesso... il dito nella piaga, Aralea. Oh cazzo. No, crea lo sto mostro, il dito nella piaga. Il dito... È un verme, il dito della piaga. Crea... Che ti fa male soltanto se sei ferito. Sì. Hai risolto la campagna. Ragazzi, io ieri comunque per lunedì mi sono allenato come un pazzo per Smash. Mi fotto a tutti lunedì. Ah, vero ragazzi, lunedì sera
lunedì sera, ragazzi, ci facciamo una bella live dove facciamo un torneo di Smash, di Smash Bros. Quindi... vi presentiamo anche un nostro caro amico. Sì, io sì. Forse lunedì ci sono pure. E vai! Perché in realtà la laurea è di mattina, non di sera. Quindi chi se ne fotte se mi laureo lunedì? Ragazzi, lunedì di laurea e poi si ricomincia di nuovo da capo. Sì, lunedì volevamo fare una serata dal vivo tra di noi con questo nostro amico in cui giocavamo a Smash o Mario Party, ancora dobbiamo pensare. Comunque giocavamo alla Switch, qualcosa sì. Sì, diverso sì. Perché boh, sì, ci va. Ci stiamo attrezzando, ragazzi, stiamo tornando tutti quanti assieme belli blindati. Peccato, direi pure a Morgan, vieni. Però... Morgan, vieni. Morgan, vieni. Sei mutato, se ti smuti. Che ci vuole, ragazzi? Che ci vuole? Siete dietro l'angolo. Cosa stai cercando di comunicarci? Che non è così facile, ragazzi. Mi piacerebbe davvero tanto, ma non è facile. Oh, però ci organizziamo comunque. Caso sei il benvenuto. Invece, magari quando facciamo il prossimo Morgan Fest, quando cazzo la organizziamo pur Cariusa. Ragazzi, dobbiamo fare una live su Mario Party. Live Mario Party, 6 ore solo di baseball. Mamma mia, main Wario qui comunque. Vi dico solo questo, che quel giochino là, quel minigioco del baseball ci ha triggerato fortissimo. Ed era, e proprio eravamo accanitissimi per chi doveva vincere quel gioco, cioè, triggered fortissimo. Io e Umberto gli abbiamo spaccato il culo. Che bello, c'è stato un momento in cui ci avete fatto un bracco di punti, non si sa come mai. Perché ma fai comunque, cacare, borraccio. Devi stare zitto, porco. Comunque, in realtà è la festa di laurea di El Gabbro, praticamente, lunedì sera. Quindi, raga, non potete mancare. Che fate? Non ci venite alla laurea di El Gabbro? Che vero. Offriamo noi. Vengo vestito elegante. Posso. Io vengo vestito con la maglietta di Intel. Io vengo svestito. Ok, non puoi. Ah, ok, allora non vengo. Comunque è stata una discussione molto intensa. Allora, la morale è: nel dubbio infilateli un dito in bocca. Oh, mi dissocio. Mi associo. No, ma in questo caso deve, se è avvelenato e deve vomitare, io che mi fai? Dissocio. Devi stimolare il vomito in qualche modo. Mister Twitch, ti stai dissociando dal mio voler salvare la vita a una persona? Io mi dissocio dal dissociarsi. La tua affermazione. Non lo so, non comprendo. E meno male che lei è un dottore, caro dottor Morgan. Morgan per m'abbannato. Morgan comunque signori. Non comprendo bene, non comprendo. Va bene, ragazzi, siamo in chiusura, dai, che si è fatta una certa, il nostro Morgan domani deve alzarsi presto. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi, grazie degli abbonamenti, grazie del sostegno come al solito, grazie, ci vediamo domenica e poi ci vediamo lunedì, comunque rinnoviamo voi. E ci vediamo domenica con la quarta puntata di Lodge parte 4. Stiamo andando avanti, stiamo arrivando quasi al core. Lodge is unbreakable. Lodge is unbreakable. Quindi ragazzi, non mancate, ci vediamo domenica, buonanotte a tutti e da Amberley il falso Anvil, il dito in bocca, il Diventi Nation. Vai. Buonanotte, vi saluto. Buonanotte, ciao. Buonanotte signori. Ci stanno i credits, capito. In maniera un po' estemporanea. Potrebbero esistere dei credits. Stasera lunghissima. Non ci saranno? Controllate ciao. Adesso. Ciao.